Che cosa... Però non si che... sente, è... non si vede. Qual è il punto? Qual è il punto? Ma allora... Non hai messo i capelli. Ma ci sentite tutti, ci vedete tutti, ci... Mi sentono al contrario, come le pietre comunicanti di Fettosa. Ci vedete in live sul canale di coso, di Intel, di 20 facce, di... Umbe, sei forti, grazie, anche tu! Di volume, sono fortissimo. Allora, Felice non si sente. Allora, sì, mi sistemo io. E allora? Comunque sei fortissimo di volume. Ma perché? Ma la finiremo mai con sta cazzata? Prova. Okay, no, io ma ci perché sono. È bello? Cioè, io ho imparato ad accettare i demoni. Questa cazzata che ci fa perdere un sacco di tempo. C'è stato un periodo lungo in cui eravamo in live, bello, ciao da tutti, benvenuti, bentornati, tutti scialati. Ora invece di nuovo, ciao, ci senti. Ma... Mentre si sta l'audio è una cosa furbissima. Envil, tu devi invece sbagli perché Velo, non parla tu. Non parla. Prugna, patata, prisma, patata, prisma, riprugna. Prugna, patata, prisma. Prugna, prisma. Beh. Diteci in chat. Buco mela testa, buco mela. Buco mela testa. Testa, buco mela. La musica mela è sottofondo, si testa. Sente? Bassa, no. Alta, ditemi voi. La chat dice che non si sente Luigi. Luigi? No! Io ragazzi, dovete interiorizzare questa cosa del prova, perché ormai è diventato, cioè è una cosa bella, che se non capita mi sento, cioè ho lo sconforto se non capita. Invece è bello avere problemi. È bello avere problemi. È bello. Ragazzi, facciamolo diventare
Ho letto è Minnazza, invece è Mizzazza, si è abbonato a Prime. Diamo il benvenuto a Minnazza, che rinnova il suo abbonamento. No, è Mizzazza, è Mizzazza. E stasera ringrazi, come ci organizziamo? Ma perché ha 270p? Ma io mi vedo pa' porca troia, aspetta. È vero, sei frittissimo. È vero, vabbè, sì, io non riesco a capire perché, sembra, ragazzi, non lo so. Le foto fatte con il 3310. Sembra, no, io sembro i Dunk Me, i Dunk Me. Comunque mi riconnetto, vediamo. Ciao. Vabbè, tu nel frattempo che ti riconnetti, noi andiamo avanti. Allora, quindi, ragazzi, Gorash giace lì davanti a voi, a terra. Le sue ossa sono distrutte, la sua faccia è completamente stata massacrata. Icorico vicino Kaiter. Ho detto, sono in live, che volevi fare un saluto pure tu. Io sai dico, che non ti si vede in live. Oh no, di nuovo. Cosa ti serve? Il telecomando, di che cosa di questo? Puoi fare un saluto a sé, non ti si vede in live, papà. Ah. No, ci sono tutti quanti, ci sono tutti. Capoclan. In live, ti ricordo. Sì, è il mio papà in versione estiva, vedrete papà, mio padre in versione estiva. Eccolo, saluta il grande. Salve, signor Spadicchia. Oh, mamma mia, salve. Buonasera. Non siete buonasera cambiati completamente, tranne Borraccio. Oh, dove è Borraccio? No. Borraccio è lui, è diventato lui il nuovo Borraccio. Abbiamo preso un altro perché era più bello. Va bene, grazie grande. Niente, è entrato, l'ha buttato il C4 a tipo Snake, è vero. Cioè, mio padre arriva, sgancia la bomba e se ne va. Vabbè, grazie. Comunque, allora, quindi tutto a posto, ci sentite, ci vedete, come state, come stanno i nostri nipotini, come stanno? Qua tutto a posto, molto caldo questa sera, davvero molto caldo. Ho acceso il condizionatore, però sembra che non condizioni. Fai parte di quella classe privilegiata che ha un condizionatore. Assoluta, zitto, che durante l'oggi qua dentro c'era. È vero, c'era. C'era il sultano della città d'Ottone che fa, ora mi trasferisco qua! Cioè, proprio, veramente. Sì, io nel frattempo ero a 18 gradi, ai Swindale, sembra altro. Comunque, invece, dai, allora. Felice, che mi racconti? Che ci dici? E odio Blender. Blender? Quello di Fluturama? Avevo una barzelletta bellissima, ma non la posso raccontare perché non è il felice momento. Quello si fa solo su Fandango. Ah, pensavo che avesse le vibe alla Hild the Undying. Però se si abbandona 20 persone adesso, tu... 20 persone adesso... La posso raccontare? Volete sentire la barzelletta? No. Sì, abbonatevi in 20 ore. No. Oh, se non vi abbonate, l'ultima sessione di Nest, uccido Jeremy. No, comincio con le minacce di morte. No, va bene. Cioè, non mi abbono. Comunque, tu invece, Omar, che mi racconti? Io ho finito di fare sessione un'ora e mezzo fa. No, due ore fa in realtà. Sei scoppio, compare. Io l'ho sempre pensato, sempre detto. Ma è per questo che ci piaci. E allora, ragazzi, quindi questa sessione di Bastards sta andando tutto a secondo piano. Cioè, aspetta, devo leggere questo messaggio. È Mizzazza. Ciao belli, sto recuperando l'ultimo anno di sessioni. Sono alla quarta di Shattered. Spero di tornare in pari entro settembre. Non preoccuparti perché avrai del tempo. Che compiti per casa sono questi? Per compiere l'anno. Il salto sta facendo, minchia. Allora, dunque, io penso che stasera possiamo già partire, siamo in ritardo spietato. Una sola cosa, se vi avvertiamo, potremmo crashare, perché stavo stando felice la partita, per ora la connessione sembra stabile, però lui ha avuto per ora dei problemi di connessione, così come li ho avuti anch'io, così come li ha avuti Humberdale, quindi... Sì, mi pare che... perché è brutta la giornata appostissimo stasera. È così. Comunque secondo me succede qualcosa di strano la domenica specialmente, però vabbè. Comunque sì, caro Felice, ci puoi passare subito nel layout da gioco. Aspetta che l'ho perso, verso il layout, verso gli eventi. Vai. Bellissima sta cosa. E allora io direi di farvi un velocissimo recap, dopodiché
iniziamo. Allora, cosa è successo all'ultima sessione di Bastards? Vi ricordo che è il 10° giorno di Merbenot, che è autunno inoltrato, quasi inverno in realtà, ed è proprio il 10° giorno di Merbenot il giorno in cui i bastardi partirono verso la foresta. Dopo aver infatti investigato sulle vicende del monastero ed essere stati ingaggiati da Zavir per investigare su una traccia, una pista, su una possibile soluzione per un suo grande amico, è il morbo, la maledizione, la sua strana e peculiare condizione che lo affligge, un certo Elwin, cantore della lama e vecchio guardiano del monastero, siete stati ingaggiati anche per, anzi soprattutto, per cercare e recuperare dei ragazzini che dal monastero sono andati verso la foresta. Avete parlato con Zavir, avete ricevuto da lui diverse informazioni su questo luogo, la mappa che ha tracciato appunto Elwin stesso, che era intento a mappare il territorio, appunto la foresta intorno, e avete ricevuto anche da lui una potente scimitarra. Una scimitarra che sembrerebbe essere un oggetto molto potente, che è costato sia ad Elwin che a Zavir che a Siris. Avete appreso anche che marciavano insieme, che erano un vero e proprio gruppo di avventurieri come voi. È costato parecchio appunto a questo gruppo, ma alla fine hanno forgiato questo potente oggetto. E lui lo ha dato a voi affinché voi possiate appunto compiere la missione che in qualche modo adesso preoccupa un po' tutte le autorità del monastero. Dopo aver parlato con Elwin, vi siete interfacciati con Herman, che era il padre di questi ragazzini, avete appreso alcune informazioni, avete appreso appunto, diciamo, il modo con cui interfacciarvi con questi ragazzini e quello che erano andati a cercare nella foresta, appunto, dei fiori che in qualche modo rappresentano il punto di connessione tra loro padre e la loro ormai defunta madre. Cala la sera, il gruppo inizia a preparare il viaggio, inizia a fare delle compere al mercato, affiancati da appunto lo stravagante Salamollinas, un goblin che insieme al suo socio sembra aver creato una vera e propria piccola botteghina di oggetti abbastanza particolari, e avevate intenzione di partire alle prime luci dell'alba. Quando vi siete svegliati, eravate già in procinto di partire. Loop aveva detto, mi aveva già preparato più o meno a questa evenienza, Omar, correggimi se sbaglio, mm-hmm, che avrebbe lanciato l'incantesimo scrutare. Corretto? Esatto. Bene. Sull'incantesimo scrutare e su tutto ciò che lo riguarda, hai, tra virgolette, ripensato durante il viaggio, perché in questo momento ci spostiamo qualche ora dopo. Ci spostiamo nel momento in cui alle 6:30 del mattino siete già usciti dal monastero. Lo scenario che vi si presenta davanti è questo. Lo scenario di una foresta. Una foresta che avete già visto, avete già affrontato, per così dire, almeno la sua parte più esterna. Una foresta che sembra che nasconda tanti segreti, e affiancati solo dalla mappa che rappresenta alcuni punti di interesse, vi iniziate a inoltrare. Ora, piccola informazione. Voi avevate due cavalli. Sì. State viaggiando con i cavalli e non con il carro. Sì. Giusto? Ok, mm-hmm, perfetto. Vorrei sapere da ciascuno di voi se ci sono degli oggetti particolari che voi vorreste portarvi appresso, e se sì, come portarveli. Allora, dunque, capirete tra pochissimo il perché vi sto facendo queste domande. Allora, dal nostro carro, fammi aprire il carro. Eccolo qua, equip carro. Allora, raga, cos'è che volevamo portarci? Sicuramente viaggiare leggeri. Sì. Sì, vabbè, da mangiare ce lo portiamo, penso che sì, in base, ma secondo me non giorni. Ci serve in realtà.
cosa da bere, ci serve? Da mangiare. Da prendere per good berries? Andiamo avanti con le good berries. Dannoci voi per un giorno. Vabbè, però ci serve uno slot, scusa. Cioè, finché ce l'abbiamo fisico, mangiamo fisico. Vi ricordo che non viaggiate da soli, eh. Cioè, se vorreste anche dare le cose ai cavalli è un conto. Però fate voi, insomma. Vabbè, cioè, comunque... se razioni quello che vi serve, la taverna comunque era ben disposta all'aiutarvi. Quindi... Vabbè, raga, se caccia pure, dico, non è un problema, si caccia, non è che abbiamo il problema della... Sì, vabbè, i cavalli possiamo portare la... un po' di mangiare per loro. Possiamo anche, ripeto, dargli le good berries eventualmente. Sì. Però per, dico, per noi non c'è neanche problema. Dico, il cibo è l'ultimo dei problemi, tanto che comunque sappiamo cacciare, quindi... Che ne so, il... le nostre armi sì, però il... per il resto... I giaciglio... E vabbè, io penso che di base, allora di base nella... Allora io vi sto considerando adesso in viaggio con il vostro equipaggiamento. Quindi un set, tra virgolette, da campeggio molto basico che potrebbe avere un avventuriero che va a farsi una scampagnata per uno o due giorni. Quindi un sacco a pelo, una piccola tenda, gli strumenti in cui siete competenti, eccetera, eccetera. Però sappiate che... che è un forza 20 e quindi Duma per esempio riuscirebbe benissimo a portarsi appresso tantissime cose, però tenete presente che il peso delle cose che portate ha un certo impatto su tante cose. Io non voglio usare la regola dell'ingombro 100%, se no usciamo pazzi a scarsella. Tutto ciò che entrerebbe magari nelle borse laterali. Vabbè, noi ci abbiamo gli zaini, gli zaini li dobbiamo abbiamo fatto mille avventure con gli zaini, non penso che è proprio una cosa di vestiti leggeri, andare a fare una supervisione, vedere cosa succede e casomai ritornare. Vabbè, comunque dico, possiamo benissimo. Allora, le lanterne ce le portiamo tutte dal carro, così almeno tutti quanti abbiamo una propria roba. Quindi c'è con olio. Anche le lanterne vi direi che possiamo anche farne a meno. Posso darvi scuro visione io? Sì, ma stipatele. C'è una scuro visione, me lo so, io ce l'ho. Tu ce l'hai, ma lo posso dare per me per Duma. Ok. Va bene, allora vabbè, basta anche una torcia. Cioè, va bene. Torcia, queste cose, queste tutto cose, ciò che è verosimile sia un kit da esploratore, capito? Una cosa del genere. Tenete presente che le vostre scorte potrebbero più o meno finire a seconda di quanto tempo state. Ok, quindi domanda 1 è stata fatta. Due cavalli. Equipaggiamento più o meno normale, niente di particolare che mi avete chiesto. Ora vi faccio vedere le regole dell'esplorazione della foresta. Scusa un attimo, Master, gli oggetti che abbiamo comprato già ce li hai aggiunti? No, aspetta. Che avevamo comprato, allora, me lo ricordate? C'erano un bel po' di cosine, vero? Hai ragione. Dove l'abbiamo comprati, qua non li voglio lasciare. Allora, avevate comprato la candela benedetta. Chi la indossa? Chi ce l'ha? No, aspetta, mi ricondividi gli oggetti per favore, che non so dove... eccoli qua, se è caldo di stati la l'avevo trovato. Allora, candela benedetta, quante ne ho? Ne avete due. Ho scritto acquistato per ogni singolo pezzo. Che cazzo faceva la candela, raga? Non mi ricordo. Ci permetteva di fare il riposo tranquillo allontanando mannari e non morti. Sì. Ok, sì, non ho visto, era sotto acquistato. Sì. Ok. Va bene, ok, vabbè, ora là una cora, una io e una lui. Sì. Ok, quindi aggiungetevele. Bene. Poi le pozioni. Aspetta, la freccia elementale di ghiaccio. Vabbè. Immagino che la porti tu, mettitela. Abbiamo acquistato due pozioni di cura ferite media. Sì. Elementale di ghiaccio. Della benedetta una. Poi abbiamo contato cosa abbiamo acquistato? Due pozioni di cura ferite. Media, più una però. Che vi ha dato. Sì, più una che vi ha dato Siris. Vabbè, una ciascuno, raga. Sì. Una ciascuno va davvero che bene. Ok, 4 di 4 più 4. Segnatevi anche questo così non vi dimenticate. Pozione di cura ferite. Maggiore. 4 di 4 sì, la maggiore va okay, bene. Iniziamo con la ciccia, la tagliola peserà più o meno 5-6 kg. Non è esattamente leggera e né piccola, considerate che può
paralizzare praticamente una creatura. Quindi immaginate quanto sia grande. Tra l'altro, una creatura. Non ho scritto dei limiti di taglia, ovviamente. Considerate che ci può entrare anche la zampa di una creatura. Non vi dico di un drago. Però valutando che l'hunting trap, che è quella base che ho io, cosa, pesa 2,5 kg, quindi immagino questa qua. Sì, è bella grande. Va bene, la prendo io, raga, questa qua. Mm-hmm. Ok. Quindi un weight segna 3. Taiola per orsi incantata. Ok. La minestra del soldato. Mm-hmm. Che cazzo faceva? Ti fa ignorare i cosi. In questo momento, in questo stato, è un piccolo infuso, diciamo un... potremmo dire delle ampolle, ok? Insieme a delle polverine che devi cuocere e poi ignorare l'affaticamento. Ok. Non è pesante né ingombrante. Duma, te la tieni tu? Sì. Ok. Poi abbiamo preso. E poi... non c'era più Nugaz, forse c'era qualche freccia se non sbaglio. Sì, mi ero ricaricato le frecce, me le rimetto al massimo. Ok, sì. Aspetta, c'era il kit del guaritore, non l'avevo preso, no? No, non le avete prese queste cose. Ok, quindi vabbè. Benissimo. Questo è il vostro equipaggiamento. E io vi chiedo, prima di mostrarvi le regole, di rollare un D6. Chiunque si senta fortunato. Io. Stasera non penso sia la mia serata. Mi sento fortunatissimo. Master, io mentre... 5. Ok. Io intanto ti tiro il Ventura Sventura, il Cosmic Common. Vai. Ventura oggi. Quindi avremo un D6 per noi. Ok. Allora. Queste sono le regole. Tenetele bene a mente, non c'è tantissimo da leggere, però è molto importante. Chi vuole leggere? Bello. Ah, quello che ci vede meglio. Esatto. Allora. Ok, quindi, considerate che il D6 era questo argomento, l'atmosfera 5. Nella foresta. Quindi posso leggere direttamente il 5, li leggo tutti. Puoi leggere tutto, perché tanto sono delle condizioni che prima o poi si verificheranno, secondo me. C'è un modo di zoomare? Ma un bel tempo non c'è. Se deve far cagare per forza. Autunno. Allora, atmosfera nella foresta. 1. Nebbia mattutina. Una nebbia densa avvolge la foresta la mattina, riducendo la visibilità. La visibilità è ridotta a 27 metri. Tutti gli attacchi a distanza e le prove di percezione basate sulla vista subiscono svantaggio fino alle 3 del pomeriggio. 2. Pioggia leggera. Una leggera ma persistente pioggia bagna la foresta, le superfici diventano bagnate e terreni scivolosi, richiedendo un tiro salvezza su destrezza classe difficoltà 11 per evitare di cadere quando si corre. La marcia diviene automaticamente lenta, dura 8 ore. 3. Vento leggero. Raffiche leggere di vento attraversano la foresta, le prove basate sull'udito ottengono svantaggio, gli attacchi a distanza oltre i 9 metri ottengono meno 2 al tiro per colpire, dura tutta la giornata. 4. Giornata molto fredda. Una giornata autunnale fredda. Le temperature sono basse. Le creature senza un'adeguata protezione dal freddo subiscono 1d4 danni da freddo ogni ora di marcia. Effettuare un riposo lungo senza un riparo e un'adeguata protezione dal freddo in queste condizioni richiede un tiro salvezza su costituzione classe difficoltà 15 o subire un livello di affaticamento. Dura fino alla prossima giornata. 5. Nel nostro caso. Cielo grigio e nuvoloso. Da culo, ragazzi. Sì. Il cielo è coperto da nuvole grigie che oscurano la luce del sole. Il tratto Sunlight Sensitivity è rappresso. Guardate, c'ho gli occhi quasi chiusi. Superate le 2 del pomeriggio, c'è il 30% di percentuale che l'atmosfera diventi pioggia pesante, ossia 6. Legge. Pioggia pesante, già sudo. Una pioggia gelida e molto consistente continua a scendere su tutta la foresta. Tutti i terreni sono considerati terreni difficoltosi. Marciare da una casella all'altra richiede 3 ore. Ogni 3 ore tira nuovamente l'atmosfera nella foresta. Se pioggia pesante attualmente l'atmosfera e il risultato di quest'ultimo tiro è di nuovo pioggia pesante, la nuova atmosfera è tempesta. Speciale, tempesta. Una tempesta si abbatte sulla foresta, portando con sé
forti venti, pioggia battente e occasionali fulmini per 8 ore. Durante i combattimenti utilizza regola combattere durante una tempesta. Durante una tempesta è necessario ripararsi e marciare senza un carro. Ah, scusate. Aspettate che sono arrivato al limite di lettura. Scusate, eh. Perché vuol dire al limite? Vabbè, leggo io, però è rivolto. Bello, potessi rileggere tutto da capo che non ho capito. Scusa, mi sono distratto. Tempesta. Una tempesta si abbatte sulla foresta portando con sé forti venti, pioggia battente e occasionali fulmini per 8 ore. Durante i combattimenti utilizza le regole combattere durante la tempesta, che immagino siano dopo, credo, o solo turbo. No, sono quelle che abbiamo sperimentato durante il combattimento in cui è morto Loop. Ah, ok. Durante una tempesta è necessario ripararsi e marciare senza un carro o un riparo. Durante la tempesta è necessario ripararsi e marciare senza un carro o un riparo è un consistente rischio. La marcia diviene automaticamente veloce, ma i tempi per muoversi da una casa all'altra sono sempre di 2 ore. Vabbè. Regole di marcia. Durante l'esplorazione della foresta il gruppo non è consapevole della propria posizione e potrà orientarsi utilizzando le proprie risorse magiche non e la mappa. Essa offre alcuni spunti che possono essere utilizzati per dedurre la propria posizione. L'esplorazione è gestita da un movimento su griglia è possibile per il gruppo decidere il proprio tipo di marcia soltanto al termine di un riposo breve o lungo. Fatica da marcia. Normalmente il gruppo è in grado di marciare senza riposarsi per 6 ore. Se il gruppo prova a forzare la marcia, deve superare un tiro salvezza su costituzione in classe di difficoltà 15. O subire un livello di affaticamento. E poi marcia ci sono lenta. Le varie marce, sì. Marcia lenta. Velocità. Il gruppo si muove da una posizione all'altra in 3 ore. E le prove di sopravvivenza, nascondersi e investigare possiedono sempre vantaggio. Ah, ok, sì, vabbè, ok, noi abbiamo abbiamo vantaggio, ok. Aggiungi più 5 al tiro sulla marcia forzata. Marcia normale, velocità, il gruppo si muove da una posizione all'altra in 1 ora e mezza. Benefici nessuno. Marcia veloce, il gruppo si muove da una posizione all'altra in 1/2 ora. Le prove di percezione atte a individuare pericoli possiedono svantaggio, così come le prove di sopravvivenza per orientarsi. Al termine di ogni movimento su griglia, se si stanno utilizzando delle cavalcature, esse dovranno superare un tiro salvezza su costituzione di CD10 o acquisire un livello di affaticamento. La CD aumenta di 2 per ogni movimento su griglia in marcia veloce effettuata durante la stessa giornata. Okay. Quindi voi le potete cambiare queste marce, ma le potete cambiare soltanto quando vi radunate per riposizionare un po', riassettare un po' tutta la situazione, insomma, che c'è dietro. Quindi ora sapete più o meno come muovervi su questa dannata griglia. Appunto, come vi ho detto, sono le 6:30 circa. Io cambio musichetta, che questa mi sembra un po' troppo, e iniziamo. Io attacco gli Urali. Quindi tra tutte le cose, diciamo che il 5 è il meglio che c'era. Ci è andato a culo, davvero. Sì. Il resto è tutta una cacata. Cioè, il resto veramente era una merda. Cioè, noi stiamo tuffandoci dentro. Datemi 8 livelli e poi ci penso io al tempo. E io volevo vedere una cosa invece del Ranger. Ultimo. Perché per orientarsi, perché Deft Explorer che diceva? Se passi un'ora di tempo. No, quella era natura l'Explorer, no? L'ho modificato. No, no, posto. Felice, che parli se non sai le cose? Vero? Mi sono diventato cieco. State marciando. Vorrei sapere il vostro approccio di marcia. Allora, tornando un attimo in meta per decidere anche... Noi siamo vestiti leggeri e il nostro obiettivo è tornare primo possibile, tra virgolette. Abbiamo il tempo contro di noi, siamo andati a cavallo per essere veloci. Io proporrei un andamento che vada dall'andamento veloce a quello medio per poi arrivare al movimento lento in prossimità del nostro obiettivo. Però noi dobbiamo rushare verso l'obiettivo, non stiamo facendo un'esplorazione accurata. Questo è quello che penso. Voi che dite? Sì, per me è veloce, vabbè. Io non sono convinto di andare velocissimo, nel senso... ci ha già messo dura prova questa foresta.
Quindi piuttosto andrei sulla velocità normale, però. Ma una posizione all'altra, aspetta un attimo, fammi aprire la mappa che non ce l'ho aperta. La mappa si chiama come? Il file come si chiama della mappa? Ah, ok, posto, grazie. Esplorazione. Dunque, noi dove dobbiamo arrivare, ragazzi, più o meno? Orientativamente, probabilmente il punto chiave era andare su testa. Se ho capito bene. Qui, praticamente qua, giusto? Sì. Se ho capito bene, era l'indizio principale per cercare di capire il discorso anche di Buco mi la testa. Ok. Quindi ci mettiamo a caso, andiamo normale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ci sono 15 ore, 15 più mezzo, più o meno 2 giorni. Un giorno di viaggio. Anche. Se facciamo il viaggio, perché non è un'ora, è un'ora e mezza. Sì, quindi se sono 15 ore più la metà si arriva a 22 circa. Mettici anche che dobbiamo riposare comunque, quindi ci metteremo un bel po' per arrivare là. Dovremmo fare a tappe allora. Tra l'altro, raga, il punto della testa è anche il territorio del druido. Infatti, se vedete sotto c'è il granchio nero che ha il suo soprannome. Ah, su sta cosa ve l'hanno già detto. Le aree bianche dovrebbero essere a quello che ha mappato Erwin. Ricordiamoci sempre che una mappa che non rappresenta quello che vedete voi, ma è quello che ha rappresentato e ha visto un'altra persona. In questo momento non è nemmeno stata in grado di spiegarvi le cose. Però da quello che ha dedotto e quello che ha capito Zavir, il bianco dovrebbe rappresentare il dominio del druido, quello un po' più scuro dovrebbe rappresentare il dominio della strega. Di questa cosa lui non è convinto al 100%, ma confrontandosi anche con Siris, alcune cose sembrano combaciare. Sì. Una domanda, Master. Hai detto che il bianco rappresenta il dominio del druido, quindi il dominio del druido è spacca il territorio della strega? Esatto, esattamente. Ah. Vai. Dici. Io dicevo, noi abbiamo trovato il rospo gigante che abbiamo ucciso molto vicino a dove ci troviamo adesso, giusto? No. È a ore di distanza da qui. Ma è a sud, dove c'erano questi denti? A sud del nostro segnalino? Non ti dico niente. Sì, dovrebbe essere quello, dato che parlava di che abbiamo visto i denti, là dovrebbe essere quello lì. Mm-hmm. Anche perché noi siamo saliti da sud, quindi è quello. Immagino sia quello il passaggio della foresta che abbiamo fatto. Lì ci sono dei denti segnati. Perché o andiamo alla testa, o andiamo a tornare a investigare dove abbiamo incontrato questi denti. Perché ma che cazzo devi farla? Lupo vi dirà di andare ai denti. Ma sai perché? Perché manca il fratello. Se quella è la figlia che è morta, manca il fratello. Ma la nostra quest, la quest cosa dice? Cosa dobbiamo fare con la quest? Cioè, provare i bambini, ok? Sì. Quindi andiamo a cercare la strega. Andiamo al druido. Lo so. Quindi però dobbiamo scegliere. Dimmi. Possiamo allungare. Nel senso, facciamo denti e poi torniamo su e andiamo dal druido. Ci sono denti anche a nord. Scusate, ma parliamone in game, no? Vabbè, vogliamo rollarlo? Vabbè, rolliamolo, dai. Sì. Ok, vabbè. Va bene, magari fuori dalla cittadella ci raduniamo prima di lasciare il carro. Ci raduniamo dalla mappa, davanti alla mappa, ci mettiamo dentro il carro e facciamo questo briefing dentro il carro. Il carro è dentro la cittadella. Siete dentro la cittadella adesso? Prima di partire, questa cosa possiamo farla prima di partire. Sì, cioè okay. Una cosa che vi siete fatti voi. Sì. Ok, allora dentro il carro ci mettiamo con chiudendo la porta, cazzi nostri, e guardiamo la mappa. Allora, dunque, dovremmo arrivare qui se è la testa che abbiamo scelto come prima tappa. Mm-hmm. Quindi gli segno sulla mappa, qua, metto il mio dito qua. Questo qua questa dovrebbe essere la testa dove si diciamo dove dovrebbe essere il druido. Mm-hmm. E questo comporta che arrivare qui significa anche passare da qui. A meno che non vogliamo guardare il fiume. Il punto è questo però. Noi dobbiamo andare o nel territorio del druido o nel territorio della strega.
Il problema d'Umà è che il territorio della strega si divide in due parti, questo o questo. Andarla a cercare non è una cosa semplice. Sicuramente. Il druido è forse un po' più localizzato. È vero, però se la strega ha agito, negli ultimi giorni ha agito esattamente dove abbiamo incontrato quel rospo gigante, cioè a sud di dove ci troviamo noi. E come vedi qui, possiamo anche avvicinarci al druido, in modo tale che andiamo a ricontrollare dove abbiamo incontrato il corpo di quel raspo gigante, di quella forse, anzi ormai sicuramente bambina, tramutata. La strega sicuramente è stata qua negli ultimi 14 giorni. Allora dobbiamo incontrare qui. Se non troviamo niente, semplicemente proseguiremo. Ma, dato che il viaggio è lungo, quante ore ci vogliono per arrivare all'ultimo incontro della rana? Questo lo chiedo anche in meta, quindi sarebbero... Allora, intanto io vorrei capire di che cosa stai parlando. O meglio, il combattimento che ha avuto luogo quando scortavate la carovana ha avuto luogo in basso nella mappa. Ma in alto. Non ha avuto luogo, hai detto? Ah, allora quei denti giù. Quella non è la direzione dalla quale venite. Scusa, noi siamo arrivati da nord, non è possibile. Voi non siete arrivati da nord, voi dovete guardare la mappa bene. Noi siamo arrivati da nord-est. Due posizioni con i denti, raga. Perché dov'è l'altra? Sia sud-est che a nord-est. Secondo me questi sono denti, nel senso, se vedi dove c'è quella cosa che sembra un lago, dico un lago perché è più scuro, no? Sembra. Vagamente, sulla parte sinistra. E li ho visti qua sopra a nord? Qua? Esatto. Quelli anche sembrano denti. Ma non è possibile che siano arrivati là, perché nella vecchia mappa noi eravamo anche giù. Ne abbiamo anche parlato due sessioni fa con Zavir, che voi venivate esattamente da questa direzione. Avete fatto così, poi così, poi siete usciti al dominio, avete fatto una cosa tranquilla e siete arrivati al monastero, capito? Però aspetta, scusa un attimo, io torno sulla mappa della regione Munsi, si chiama il file. Ok. Noi siamo in questo momento siamo qui. Non posso condividerla, quindi se la condividi tu, cioè ce l'ho qua davanti, ma se la condividi così la vediamo anche tutti. Aspetta che la prendo. Sì. Sì, vabbè, non siete al centro della foresta. No, però indicativo. Esatto, però noi all'inizio dell'avventura eravamo qua giù. Ma chi te l'ha detto questa cosa? Eravamo là, all'inizio il poi venivate dal deserto della Nauruk, avete fatto questa cosa e vi siete addentrati. Allora veniamo da sud, vedi? Ma siete qua da una settimana. Sì, ma siccome ha detto che noi venivamo da qua, cioè mettendo questa, io non so se la mappa corrisponde perfettamente. Ecco, dovremmo arrivare da sopra se facciamo come diceva Zavir, invece no, siamo arrivati da sotto. Sì, perché voi siete rimasti qua in questa foresta, io vi ho piazzati qua, poi cercavate il monastero, non è che avete pensato, siamo qui nella mappa di qua di là. Voi non avete, non è Google Maps, non avete un segnalino che vi geolocalizza. Okay, eravate indicativamente nella border map. Okay, però non sapevo fossimo riscesi da nord, va bene. Tranquillo, te lo sto dicendo io da DM. Nell'antefatto ho detto tante cose, tra cui il fatto che comunque era da giorni che vagavate in questa foresta, quindi avete fatto prima nord, poi magari siete andati a sud, poi magari vi siete riposati, poi magari siete stati attaccati e avete pensato di andare a sud e poi di nuovo a nord, quindi è tutto un po' confuso. Il segnalino il segnalino qui rappresenta il fatto che voi siete nella border forest. Questa mappa invece rappresenta la posizione in cui voi siete, ma non è tutta la foresta, non è tutta la border forest questa. Ho capito. Sono i dintorni del monastero. Io davo per scontato che quelli i denti, cioè la foresta dove abbiamo incontrato i denti fosse quella di sotto, perché appunto ricordavo fossimo venuti da sud, perché quando abbiamo incontrato i draghi purpurei, loro dicevano stiamo andando al monastero, quindi pensavo che loro andassimo a colpo sicuro, quindi perché loro sapevano la strada, quindi arrivassimo da sud. Però sì, infatti eravate più a nord. Poi se ti ricordi in quella sessione io ho descritto a Loop quando è che ha mandato Yor, vedi appunto l'accampamento di persone un po' più a sud di qua, poi da lì vi siete interfacciati con loro e avete viaggiato con loro. Non sindaco oltre, era una percezione, che avevo fatto io. Fai bene a chiedere, anche perché ripeto, può esserci qualche fallo nella mia cosa. No, vabbè. Allora... io ricordo tanto la discussione. Cioè io quella mappa non l'ho tenuta più in considerazione. No. 9 esagoni per arrivare ai denti, mentre 15 per arrivare al druido.
Nico, noi potremmo anche fare una cosa. Continuiamo il roll. Rimetto il dito qui. Potrebbero essere. Potremmo aver incontrato i Trent qui. Qua sotto c'è un altro ponte. Potremmo provare ad allungare e passare dove c'è questa casa, che non ho idea di che cosa si tratti. Se volessimo, diciamo, andare prima dal druido. Ma abbiamo scelto se andare dal druido o dalla strega? Ma perché stai dando per scontato che la strega sia nella parte nord colorata? Beh, abbiamo... l'ultima volta che abbiamo incontrato quel rospo, come detto, era lì a nord. E dobbiamo, tu che ne sai? Dici, Lup? Ma... dobbiamo recuperare quel corpo se vogliamo riportare in vita, ragazzi, la bambina. Ragazzi, guardate in basso nella mappa. Ponte. E zoomate. Quelle scritte non sono messe a caso. Non parla di nord e sud invertendo le direzioni. Ponente est, levante ovest. No, aspetta. La tramontana è sud. Ah, è invertita la mappa, allora. Allora voglia che parava. Aspetta, voglia un secondo. Che parramo. Quindi la tramontana dovrebbe essere a ovest. No, la tramontana è a nord. Sì, scusa, a nord, tramonto. E ovest, levante, est. Quindi tramonta, quindi è invertita sotto sopra. Ok, allora ho visto già, vabbè, sì, ok, quindi i denti dove abbiamo affrontato i Trent sono questi qua. Cioè, immagino la scena che noi siamo lì, ma porca madre, dopo mezzo che... Ah, scusate, ecco la verità. Allora, la tramonta, quindi mutato, i denti... Anvil. Sei mutato, Anvil. E vabbè, i denti, allora saranno questi qua, Omar, hai ragione tu. Saranno questi qua, i denti. Per forza. Io vi dico, dobbiamo recuperare il corpo della ragazzina. Mi sentite? Sì. Ma... Io guardo Loop. Il fatto di recuperare il corpo della ragazzina, che cosa comporta? Cioè, per quale motivo di preciso? Perché l'abbiamo uccisa noi. Ma non si è ritrasformato. Che corpo dovresti recuperare? Il corpo del rospo. Non so perché non si è ritrasformata. Magari qualche magia che non comprendo della strega. Però era lei, l'ho vista chiaramente. Tu sei sicuro che quel corpo sia il corpo della bambina? Sai che cosa vuol dire arrivare fin lassù e poi tornare verso sud? È un gran viaggio. Le immagini erano trastagliate. Ho visto suo fratello pronto a affrontare qualcosa. Poi ho visto Dumas di fronte a lei. Dumas, l'hai uccisa tu la bambina. Hai dato tu il colpo di grazia al... rospo. Te lo sto chiedendo non per accusarti, non ho visto la scena. Era un rospo quando mi ha attaccato, anche se fosse stata la bambina. Non ti sto dando la colpa, Duma, non fraintendere le mie parole. Non poteva saperlo nessuno, Duma. Sì. È quello che stavo... L'abbiamo recuperato là. E l'ultima immagine che sono riuscito a vedere... era un uomo dai lunghi capelli, una spada lunga che la colpiva. Va bene, quindi... allora mi fido, ovviamente mi fido di quello che dice Loop. A questo punto metto il dito sempre dove c'è il cerchio nero. A questo punto qui diventa d'obbligo. Sì. Lo so che magari sarà anche lunga la strada, ma... forse potremmo fare avanti e indietro. Dobbiamo però capire se non c'è... Io non ho proprio voglia di riaffrontare quei Trent. Neanch'io, ma almeno adesso sappiamo che sono dalla parte del druido. Non abbiamo il carro a rallentarci, e nemmeno una carovana a fare rumore. Beh, ricordo che non era il carro a rallentarti, era la tua armatura. Sperando non piova. Bene. E per avere il tempo non direi che faccio una piccola, piccola palletta con Druidcraft. Vedo il tempo che risulta nuvoloso. Piovere non pioverà per oggi.
Bene, allora però direi che è ora di cominciare. Non puoi dirlo con certezza, Loop. Lo so. Il cielo è nuvoloso, lo guardi, sì, lo osservi. Vedi che alcune nubi ti sembrano più cariche di... più cariche di pioggia che altro. Però stanno andando via. Tuttavia, il vento in questo periodo dell'anno è parecchio imprevedibile. Lo so. Lo sto dicendo perché voglio recuperare quel corpo. Ok. Ragazzi, altra piccola cosa. C'era il dipinto che abbiamo visto l'altra volta. Mi ricordo quale, mi pare che era, come si chiama, il dipinto si chiamava... Il sorriso di Amauna. Il sorriso di Amauna. Aspetta, sì, lo faccio ricomparire. Cazzo, stava sorriso, eccolo qua. Allora, anche per quello ho preparato qualcosa. Sì, però il sorriso di Amaunador comunque, ragazzi, dico ok. Ma non è lì, non è qui il posto. Quello no, del sorriso di Amaunador. Sono dei fiori che crescono comunque nel Ferun. Sì, sì. Però questo posto dipinto non è qua. Cioè, sì, lo capite perché c'è un sentiero. Non ci sono sentieri. Non ci sono sentieri nella foresta? No. Forse molto più esterno, ma... Vabbè, allora, come se non avessi detto niente. Allora, quindi, questo posto qui diventa a quanto pare quindi punto necessario, obbligatorio. Dobbiamo trovare zone dove crescono questi fiori. E anche per quello più o meno dovrei avere una soluzione. Dobbiamo uscire dalla cittadella, dopodiché mi occuperò io di rintracciare quei fiori. Quindi nord e poi sud verso il ponte. Esatto. Ci vogliono circa 13 ore per arrivare. Metteci anche il riposo in mezzo. I cavalli non sono così... Non sono instancabili. In effetti non ho detto niente sui cavalli. Lo dico adesso. Sono dei cavalli da guerra. Li vedete anche nel tracker, considerateli vostri per il calcolo dei PF, eventuali ordini e quant'altro, sono proprio vostri. Non sono dei cavalli comunque molto molto facili da stancare, tra virgolette. Però ovviamente siete in un territorio parecchio difficile da marciare, pieno di minacce e pericoli e quant'altro, però non sono malvagi. Possiamo andare a passo normale. Facciamo due tappe da 7 ore, un'ora e mezzo di riposo. E poi facciamo una tirata. Secondo me, per me va bene. Però c'è una cosa che mi lascia un po' il dubbio. Sì. Se i Trent, vedendo questa mappa adesso, i Trent, qualcosa non mi torna. Dovrebbero essere al servizio del druido, dato che immagino si siano offesi vedendo i denti, che potrebbero segnare il territorio della strega. A ditemi questo se punto sbaglio, sì. Perché i Trent erano così inoltrati nel territorio della strega? E perché attaccarci direttamente anche prima di vedere i denti? Non sappiamo se stavano attaccando noi o magari i Cavalieri Purpurei. E se la strega e il druido sono alleati, non lo possiamo sapere. Possiamo soltanto andare a investigare. Per ora sono soltanto pippe. Possiamo pensarla anche come un capitare tra incudine e martello. Probabilmente il druido potrebbe avergli, esattamente come fanno i maghi con i loro costrutti, potrebbero avergli dato l'ordine di uccidere qualunque cosa fosse di natura, di tipo naturale. Quindi Loop, natura. Yes, cavroia, mamma mia, ti è preso. No, è plausibile, è plausibile, non te la senti raggiungere nient'altro. Ok, quindi ci dipende molto. Sì, mangiamo un boccone prima di lasciare il monastero e andiamo.
Partiremo per le 7, master, allora, se sono le 6. Sì, mangiamo una cosa al volo per saltare il primo pasto, sì. E faremo un riposo a metà strada. Ok, apprezzo questa cosa. Mettetevi 2 PF temporanei. Allidi. Belli. Ok. Quindi, raccontatemi il vostro piano, nitidamente. Allora, arriveremo fino all'altezza di dove è morto, dove ci hanno attaccato i Trent, e lì esamineremo la zona. Quindi là sopra. Allora, aspetta, ti segno la cosa. Faccio il disegno. Ecco, il cerchio sono i punti di interesse. Le frecce sono i movimenti. Ok, poi da lì esamineremo la zona. Ma io già ti dico, master, che appena usciremo dalla cittadella, al primo riposo breve, quello che diceva Dumas, che ci fermeremo a metà strada per riposare, lì casterò come rituale localizzare piante e vegetali. Va bene, poi vedremo. I riposi brevi dove li volete fare? Dicevi ogni 4 ore e mezzo, Feli? Metà strada. Se il viaggio è 14 ore, 7 ore? Ogni 7 ore? La marcia è 6 ore però, eh? La marcia normale è 1 ora e mezza, giusto? No, dico di tempo massimo, possiamo marciare 6 ore, diceva sul... Allora, potete marciare 6 ore. Allora, 6 ore. E poi avrete bisogno di superare dei tiri salvezza. Mm-mm. Questo soprattutto per le cavalcature, per il vostro stato. Facciamo, è possibile che la situazione cambi, però per il momento è questa. In questa fase. Quindi sì. Dove li mette i riposi, ragazzi? A metà strada. Sì. Sì. Più o meno a metà strada. D'accordo, dove c'è scritto 30. Allora, uno qua e l'altro. Ma consiglia che aspetta, noi dobbiamo anche fare un riposo lungo poi, non è che possiamo fare tutta la tirata. No, certo. Vabbè, i riposi sto segnando, poi che so che lo brevi o lunghi sono cazzi da pensare. Va bene. Poi. Più o meno l'itinerario sarà questo. Sì. Allora. Metterei anche un piccolo punto di interesse qui. Sto casale, sì, non so che dovremmo riposare. Non so cosa cazzo sia, sì, però. Non so cosa sia quel casale, però. Casale. Aspetta, non lo so. Forse un villaggio? C'è un ponte, può essere. Mm-hmm. Casale è quello 35? Il casale è quello vicino al ponte. Ah, quello a coso. Ok, ho visto. Non so cosa sia, però. Quello accanto al ponte? Sì. Who knows? Boh, direi che possiamo partire. Così okay. A naso. Vai. Tra 5 e 35, cioè, visto che c'è quella riga. Sì. Adesso magari mi ci fanno gli occhi, non sono il massimo i miei. Ma stiamo mettendo una riga sopra quella che sembra essere il simbolo di una scopa? Pare la scopa? A me pare una chiavetta USB, dai, allora. Sono gli occhi di Sonic, che vuol dire? A me sembra una scopa. Ma dove la vedi la scopa? La parte che va verso il basso è tipo il bastone, la parte alta è tipo la saggina, la parte di paglia. Pare, ma gli occhi stanchi, tranquilli. A me sembrano gli occhi di Omar quando prova a leggere. Ecco. Metti un paio d'occhiali, eh. Vabbè, l'itinerario va bene. Questo, Va bene, ragazzi, dai. Abbiamo discusso pure troppo. Perfetto. Cancella tutto sto bordello che sto diventando pazzo. Va bene. Allora, eccoci qua. Uscite dal monastero. I cavalli. Voi. Il rumore delle vostre armi. Di ciò che portate appresso. E in questo momento... Soltanto i suoni della foresta che si sta svegliando, che ha le prime luci dell'alba e che fa spazio agli animali più mattutini, mentre van via quelli notturni.
Loop, mentre ti avventuri in questa foresta, chiudendo gli occhi per qualche istante, a volte per la stanchezza, a volte per tutta questa situazione, noti che le ferite nel tuo corpo si stanno quasi del tutto rimarginando. Ancora il tuo ritmo di marcia, di battaglia, ma anche di pensiero, non è del tutto costante. Ti ritrovi forse a pensare a tutto ciò che hai visto, Aurel, la luna, tutti quei giorni in monastero. E voi tutti avevate quasi dimenticato cosa si prova, cosa avete provato in queste settimane a cercare questo monastero. Stavolta lo fate in tre, non più in quattro. Chi è sui cavalli e chi è a piedi, intanto? E poi voglio sapere anche l'ordine di marcia. Siamo tutti sui cavalli, siamo io e Lupo. I cavalli sono due, quindi... Due, io e Loop su un cavallo e Duma su un altro. Quindi Gorash, Loop, Duma sull'altro. Perfetto. Altra cosa, la velocità di marcia. Medio. Come procedete? Normale. Ok, quindi marcia, normale. Come c'è scritto, appunto, muoversi verso una direzione, muoversi su griglia, significa un'ora e mezza di marcia. In questo tragitto, quindi, noi, appena usciti dal monastero, saremo alle 8:30. Io non vedo il token sulla mappa. Ed è normale. Come 8:30? Ah, aspetta, okay. Erano le 6:30 prima, siamo usciti alle 7. Siete usciti alle 7, ora avete fatto un movimento, sono le 8:30. Ah, ok. Un'ora e mezza, perché stiamo andando a cosa normale. Sì. Mm-hmm. Vi siete inoltrati di nuovo nel cuore di questa foresta. In questo momento, appunto, lo scenario è piuttosto neutrale. Non vedete tanti animali intorno. Non percepite tanto vento o un particolare freddo, ma alzando i vostri occhi vedete che appunto il cielo è nuvoloso. Qualche volta in lontananza, soprattutto per l'udito di Loop, che è più sviluppato del vostro, in quanto druido, ma anche per il suo passato, tra virgolette, riesce a percepire qualche tuono in lontananza, ma è davvero lontano. Non sai se si stia avvicinando o se si stia allontanando una tempesta. Mm-hmm. Una cosa sola però vi posso dire, nel monastero non si vedeva il cielo in questo modo, il cielo era limpido, il monastero. È strano. Magari è una magia, Loop. Dici un cielo illusorio? Potrebbe, come potrebbero anche controllarlo in qualche strano modo. Non mi ero mai imbattuto in una cosa del genere. Beh, secondo me c'è modo di farlo. Alla fine sono incantatori potenti. Adesso. Sento, mi guardo in giro. Controllo Duma. Sì, io mi volto ogni tanto, cioè io sto guidando io il cavallo, ogni tanto io spesso mi volto verso Duma, anche se comunque staremo sempre, penso, uno sì, accanto all'altro, bene o male. A volte supera vicino. Uno, a volte supera un altro, siamo sempre sì, tutti sì, vicinissimi. Sempre quindi... sotto, siamo comunque in allerta, cioè dopo la cosa dei Trent, io te lo dico, starò con i nervi a fiore, cioè nervi a fino alle, con guardia altissima. Bene, bene. Questo mi fa piacere, però in termini meccanici soltanto lupa all'epoca. Sì. Starai molto attento. Vi cercate con lo sguardo. E tu, ma a cosa stai pensando? In questo momento sto pensando alla bambina e a quell'altro fratellino. E alla domanda che mi ha posto Loop. Non voglio accusarti di averlo ucciso. E io prontamente ho risposto, era un rospo gigante, era una minaccia quando mi ha attaccato, quindi non devo provare senso di colpa e altre cose. Però mi sovviene quel vecchio malato di chissà quale male e mi chiedo, ma una persona in queste condizioni se ritrovasse i figli... se li perdesse, se li ritrovasse, cosa proverebbe? Può essere una molla per farli riscattare?
e penso a Kaider. Penso così tante cose, tutte collegate, ma il fulcro centrale di quello che penso è che ci sto pensando. Ero abituato a scacciare determinati pensieri, a pensare soltanto alcune cose, e mi sorprendo da solo e penso, ci sto pensando. In automatico viene da scacciarlo di nuovo, ma poi ci ritorno. Ci ho pensato. Guardo gli altri, mi chiedo quanto hanno condizionato me loro due. E poi, dopo qualche altro vago pensiero, continuo a cavalcare. Quando vi voltate verso Dumas, Dumas è pensieroso, vedete il suo sguardo rivolto altrove, all'altezza degli alberi più alti della foresta, pensoso, con un'espressione involontaria, quasi davvero malinconica. Non è malinconia quello che prova naturalmente Dumas, ma la sua visiera in questo momento è alzata e mostra questa espressione. Non l'avete visto particolarmente espansivo da quando è entrato in questa foresta, a dire la verità, da quando si è unito ai vostri viaggi, Gorash, quello con cui è scambiato sicuramente più parole in momenti di tranquillità, come questo. Del resto è Loop. E poi quello scambio, quando quella sera, quasi una settimana fa, Dumas alzò la spada contro Kaiter. Dumas, ti accorgi di essere osservato, contraccambi forse con uno sguardo, ma naturalmente state viaggiando e in mezzo ai vostri pensieri si fa spazio forse la paura di essere attaccati. Io guardo, cioè mentre sto guidando il cavallo, mi rivolgo a Loop. Loop, sì? Cosa ne pensi di questa situazione? Che tipo di druido può essere? Non lo so. Ho conosciuto veramente pochi druidi, per farmi un'idea. Prova a far viaggiare un po' la fantasia, su. Vabbè, se... già se un druido isolato potrebbe essere simile a me. Loro hanno detto che... il priore ha detto che... un druido che si divide il territorio con una strega, il che lo immagino come un solitario, un qualcuno di chiuso. Sinceramente mi preoccupa un po'. Ne parlavano, aspetta, questa cosa ricordatemi se ho sto dicendo una minchiata, avevano detto che era un mannaro. Sì. Ok, me lo ricordavo bene. Ok, dico, si tratta di un mannaro, ne ho uccisi diversi, ma non so effettivamente se un druido possa avere la pelle più dura rispetto a un mannaro qualunque. Bisogna capire anche che tipologia di mannaro è. Ci sono mannari e mannari. Che cosa intende? Beh, ci possono essere mannari che si lasciano andare più ad una... ad un carattere bestiale, se così vogliamo chiamarlo, o altri che trovano un equilibrio in questa sorta di situazione. Stai dicendo che potrebbe trattarsi di un druido pacifico? Beh, se gli Ent erano suoi pacifici non erano sicuro. Ma magari, come ti dicevo, gli Ent stavano soltanto proteggendo. Quando si incontra un costrutto, ad esempio, non si incolpa mica la pietra che si muove, si incolpa chi gli ha dato l'ordine di muoversi. Quello è vero. Stavo riflettendo su una cosa a proposito. La bambina era un rospo. I druidi sono capaci di trasformare persone in animali in quel modo. Mi sembra più un'azione da strega, ma... Dimmi tu. Sì, ma la tipologia di magia a cui possiamo attingere, la magia della natura, quella che ci utilizziamo noi,
non permane dopo la morte. Anch'io penso, come hai detto te, che sia stata opera della strega. E se si trattasse di una congrega? Cioè? So che le streghe, soprattutto le megere verdi, per esempio, spesso le megere notturne si organizzano in congreghe, cioè gruppi di più streghe che solitamente fanno dei rituali e la loro magia risulta più potente. Spesso vivono anche in territori limitrofi. È strano, perché solitamente non lasciano condividere il proprio dominio con altre persone, i druidi ad esempio. E poi chi ci ha parlato soltanto sempre di una sola strega. Magari, però, non è tanto esperto e ne ha confuse più di una con una soltanto. Complimenti, Gorash. Hai sbloccato una nuova paura per me. Metto una mano davanti agli occhi. Beh, mi spiace, però è la verità. Conoscere i mostri è anche parte del mio lavoro. Giustamente. Speriamo non sia una congrega, allora. Magari non lo è. Però, non so, il fatto che ci sia tutto, che sulla mappa sia segnato tutto quel gran dominio per una strega sola, forse o è incredibilmente potente, oppure è gestito da più esseri. Nord e sud. È una spaccatura in mezzo del druido. Ci stavo pensando. Anche perché se la strega vuole andare su un'altra parte del suo territorio, attraversa quello del druido, fa il giro lungo, si teletrasporta? Dipende quali sono gli intenti. Aspetta, rallento un attimo il cavallo, mi faccio affiancare da Dumas. Il cavallo viene tirato per le sue redini e dopo poco, docilmente, arretra il suo passo per poi fermarsi. Okay. Dumas, continuiamo un attimo a passo un po' più lento, andiamo al trotto. Devo chiederti una cosa. Dimmi. Quanto ne sai di streghe? Andiamo un po' a trotto, Master, quindi rallentiamo leggermente. Ok. Non quanto vorrei. Che vuoi sapere? Fin dove arriva la tua conoscenza? Ne hai mai affrontata una? No, non personalmente, ma ne ho sentito parlare anche molto bene. Per me le streghe sono più pericolose del druido, semplicemente perché, come stavo dicendo a Loop, si possono organizzarsi in congreghe. Il druido è effettivamente, come dice anche Loop, potrebbe essere un caso isolato, un eremita. E il fatto che sia anche anche isolato potrebbe indicare che sta forse perdendo la guerra. Non lo so, poi non so se il dominio è veramente quello così grande da un lato e dall'altro. Può darsi che siano i punti in cui sono stata avvistata, ma non vuol dire che possa avere il controllo su tutto quel territorio. Gli faccio un piccolo specchio informativo sulle streghe. Master, non so quanto posso spaziare. Alla fine sono un cacciatore, mi sono permesso delle libertà sulla biologia delle streghe. Quindi vorrei parlargliene un po', così da un po' informare i loro personaggi. Ovviamente i ragazzi in metagame le conoscono benissimo le streghe, però gli vorrei parlare un po' delle megere, quindi megere verdi, megere notturne. Ma procedi. Ah, posso? Ok, perfetto. Sì, vuoi fare. Andate che stanno nei fari. Okay. Ok, ragazzi, niente, vi faccio questo specchietto. Vi parlo un po' delle megere notturne, vi parlo un po' delle megere verdi, vi parlo delle congreghe. Su testa. Lì, davanti a noi, c'è qualcosa. Punto subito. Lo sguardo di Loop vi interrompe e indica una direzione. Loop, per un attimo in quella direzione hai visto effettivamente dei cespugli che si muovevano. È una sagoma. Non sei riuscito a identificarla perché era abbastanza veloce. C'è qualcosa di rapido lì. Scusate, Felice, ti do un piccolo hint nelle immagini, perché ho visto che stai spostando a mano le immagini. Se vedi in alto a destra c'è un piccolo trattino che dice minimize. Se vedi in alto a destra nell'immagine, sì, okay, se lo clicchi te le fa diventare delle piccole sferette che le puoi aprire a comando. Ok, grazie. Ok, scusami, Master, perdonami.
Grazie. Don't worry. Vai. E Loop, dopo qualche istante, tu e solo tu, fammi un rollo su percezione. Yes. Sai bene dove guardare, quindi... Percezione. Master. No, uso ispirazione. Sì. Davvero? Davvero? Quando il master dice davvero, tu fallo. Vai, vai. Vai. Oddio. Sì. Scegli, dai, se te la senti, fallo. Vai. Ok, dai. Ah. Vedi due rami sbucare da un cespuglio. Una vista inusuale. Poi il cespuglio, dopo che fate qualche passo verso di esso, si muove di colpo. E senti, lo sentite arrivato a questo punto pure poi. Come se qualcosa appunto con quattro zampe andasse via. E qualche istante prima di farlo, Loop, lo vedi, è un alce. Posso provare a sparargli? No, con la pistola, ovviamente, con l'arco. Potresti farlo, peccato che tu non la stai vedendo, focalizzandola come la sta vedendo Loop. Tu la vedrai allontanarsi, ma dietro tantissime coperture. Se vuoi, puoi provarci. No, vabbè, ok, se mi dici che sembra... Vorrei provare onestamente, però vai. Non se mi concedi, Master. Allora, io per un attimo illumino la mano, come a richiamare il potere del il potere concessomi dalle stelle, poi mi fermo. Cazzo. Mentre alzi la tua mano, Gorash mi dà una spallata, tende il suo arco. La freccia viaggia molto veloce, si conficca esattamente nel collo di quest'alce. La prendo! Attraversandola quasi. Preso. L'alce cade poco più in là, a una quarantina di metri da voi. Ok, scendo dal cavallo. Vado a recuperarla. È carne. Già. Perfetto. Gorash, ti avvicini a questo scenario. Ok, inquadratura alla Red Dead Redemption che scanna. L'alce in questo momento è ancora viva. Sta facendo dei versi, cercando di muoversi spasmodicamente, mentre le foglie lì intorno vengono irrorate dal sangue. Okay, allora faccio una cosa, mi metto l'accanto. Io sono un cacciatore, come tale mostro comunque del rispetto per la natura. Non l'ho uccisa per sport, l'ho uccisa per le provviste. Mi metto accanto a lei, esco subito il coltello, chiudo gli occhi un secondo. Grazie per il pasto. Gli conficco il coltello nel collo e pongo fine alle sofferenze. Dai suoi versi e dalla sua statura, mentre conficchi questo coltello nella carne, deduco che Loop e Dumas osserveranno comunque la scena, comunque se ne renderanno conto. Non siamo vicini? Siete vicini? Io mi avvicino col cavallo, assolutamente, sì. Ok, quindi comunque vi radunate là. Perfetto. Allora, mentre la... Sì. Vai. Quando... Voglio solo chiedere questa cosa. Se sono stato abbastanza vicino da sentire la frase di Gorash... Non l'ho sussurrata. No, è a 40 metri da voi. Comunque vabbè, allora guardo e basta. No, però mentre affondi appunto il tuo coltello nella sua carne, zittendo la sua vita e ringraziandola per il dono conferitogli, ti accorgi che comunque è un esemplare femmina, anche abbastanza giovane in realtà. E la sua vita si spegne da lì a poco. Cosa vorresti fare? Più o meno peserà sui 210-230 kg. Allora, io ovviamente sì, è bello grosso. Allora, ovviamente non potrò portare tutta la carcassa, perché già siamo belli carichi. So anche che non posso dedicarmi a pulirla effettivamente come dovrei, perciò cercherò di prelevare quanta più carne possibile
e l'attaccherò a, io, noi abbiamo un coso da scalata che è un rampino. Non è un alce, scusate raga, cervo, non so perché si chiama alce. Sì, gli alci sono spesso quelli da raggiungono con 4 metri d'altezza. Sì, sì, infatti. Giganteschi. Infatti, okay. Infatti. Vabbè, un cervo. Vabbè, cervo, scusate, raga. Prenderò della carne e sfrutterò. È presente, noi abbiamo un attrezzi per scalata, io con me. Userò il rampino per, sì, per appenderlo a tipo macellaio. Appendo 3 pezzi di carne lì e li lascerò all'aria. Ok? Quindi... diciamo che cercherò di prendere 3 grossi pezzi di carne, non eccessivamente grossi perché realisticamente non posso portarmi una coscia intera, e dopodiché ringrazierò ancora il cervo mettendomi, dopo aver fatto questa operazione, e dirò: grazie per la tua vita. Questa sera, prima di mangiare, farò un brindisi alle tue corna. Dopodiché mi volto verso i miei compagni rimasti sul cavallo e dico: questo attirerà un po' di animali. Che stavi facendo? Guardo Luma, ringrazio. Grazie. Non è morta per il mio divertimento, è morta perché stasera ci sfamerà. E le dici grazie invece di dire scusa? Lei ha donato la sua vita, no, per riempirci la pancia. Te la sei presa. Non possono donare di propria volontà. Anche se potessero, non lo farebbero. Sai qual è la differenza tra... Io intanto salgo sul cavallo. Sai qual è la differenza tra la morte di un umano e la morte guidando, di... Cioè guidando, scusa, cavalcando. No, io scendo prima di fargli partire. Ah, ok. Ok, allora Gorash si avvicina al cavallo mentre parla con Duma. Mm-hmm. Tu, Lupi, scendi. Mm-hmm. Scusate ragazzi, vi abbiamo interrotto. Concludete e poi... Sai qual è la differenza tra la morte di un uomo e la morte di un animale, Tomà? Mm-hmm. Gli uomini muoiono, gli animali periscono. Semantica. No, non è semantica. È gratitudine. Bisogna ringraziare se questi poveri animali periscono sotto le pieghe del mondo. Io sono una piega, come lo sei tu e come se lo sei la tua spada. Anche il mio arco lo è. Dico solo che non l'ha donata. Perché anche se avesse avuto il senno per poterlo chiedere, ti avrebbe detto di no. Ma se certo. La sei presa. Quindi si ringrazia di un dono spontaneo, non di una cosa che ti sei preso. Avresti dovuto chiedere perdono se proprio ci dovevi parlare a quella carcassa. Ma lo fai quando per provarti la coscienza? No. Sono abituato a fare così, Tomà. Come tu ti siedi a tavola e auguri buon appetito e ringrazi per il pasto. Mai sentito. E intanto sposto il pelo della renna come a cercare quell'altro. Il cervo è una renna, è un'altra renna. Allora, prendo il giaguaro e me lo porto a te. Picchia di animali veri, cioè se sono sulla montagna. È un pesce, ragazzi, è un pesce stocco. Erano tutti in lei. Dai, del cervo gli sposto il pelo come a cercare un qualcosa che mi confermi che è solo un cervo. Come non sperando di non trovare una collana come era sul rospo. Loop ticchini. Mentre ticchini, lo sentite anche voi, però non ci fate caso. Loop un po' di più perché è rivolto proprio verso questa direzione. Sentite il suono di un'aquila sopra di te, vedi appunto quest'aquila che gira in tondo, come a puntare già questo cervo, come se vi stesse quasi, stesse aspettando il momento opportuno per azzannarsi anch'esso sul cervo. E controlli appunto il collo, accarezzi quasi questo cervo. Il pelo, la consistenza di quello che potrebbe avere appunto un cervo femmina, niente di particolare, niente di strano. Tiro un lieve sospiro, mi rialzo. Macabro pensiero intrusivo, Loop. E se tutti gli animali in questa foresta fossero trasformati? E poi te lo scrolli di testa. Una delle
delle cose che potresti pensare solo con un angolo della tua immaginazione che dopo poco viene scacciata via. E vi rivolgete di nuovo in quale direzione, Guiz? Continuiamo. Continuiamo sulla strada che abbiamo scelto, continuiamo l'itinerario. Che da qui dov'è? Aspetta. Sempre dritto per dritto. Dritto, sì, dritto per dritto era qua. Arrivare qua. Esatto. Sopravvivenza. Ve lo chiedo come gruppo, quindi può farlo anche quello che ce l'ha più alta. Penso che abbiamo un druido. Abbiamo un quanto range. C'hai di loop? Quanto c'hai loop? Più 8 con il malus più 7. Vabbè, io ho 6, quindi ho più 6, quindi vai tu. 16. Perfetto. Avanzate. Ormai è passato, sono passate circa le 10, quasi. La foresta adesso inizia a farsi lievemente più attiva. Vedete altre volte, vi è capitato di vedere in lontananza degli animali, dei rapaci. E lo scenario certe volte muta lievemente. La foresta in certi punti sembra quasi essere forse quella che era, più che è. Non sapete cosa l'abbia portato a asciugarsi così tanto. Una palude, forse. Vedete diversi dislivelli nell'area. E non è propriamente facilissimo attraversarla col cavallo. Tutto sommato, però, siete lì. Forse conviene accompagnare i cavalli a mano adesso. Almeno in questa parte più fangosa. Bene. No, non è fangosa. Attualmente vedi che non piove da... Ah, scusa. Tre giorni circa. Due, tre giorni probabilmente. Forse anche di più. Ah, ok, ok. Allora considero niente, il fatto che quattro giorni è successo, quindi... Sì, allora non dico niente. Diamo però... Male. Ci sono diversi dislivelli, però i cavalli non hanno dei reali problemi concreti, ecco. Marciano semplicemente lievemente più lentamente. Sai che ripensavo, Gorash Duma? Cosa? Il druido era dentro il territorio della strega. O era particolarmente in alto, fuori da quello che dovrebbe essere il suo territorio. Ti ricordi gli Zantarim che abbiamo visto? Sì. Avevamo anche pensato che potesse essere opera di un mannaro. Dopodiché, scendendo, eravamo in pieno territorio della strega, lontani dal territorio del druido. Non ho... E se i due... Sì. No, finisci. E se i due in realtà fossero in combutta? Può essere. Ci sono fin troppe variabili, non abbiamo neanche un appiglio, quindi... Lo so. Non saprei dire. Però è giusto per avere... Però no, non avrebbe senso neanche così, però... Loop, non ti struggere. Stai tranquillo. Appena avremo il primo indizio, riusciremo a vederci un quadro più chiaro. Intanto tieni la mente libera. Sì. E arrivati a questo punto, mi fate tutti un test su percezione. CD 15. Loop, hai vantaggio. 18. 2. Duma è cieco. Ok. Duma è me. Loop, mentre sei dietro Gorash te ne accorgerai poco dopo, ti guardi intorno, guardi in particolare il terreno. Appunto, siete in questa piccola falla dislivellata con accanto diversi alberi un po' più secchi. Ricordate quella parte della foresta, la parte che inizia a diventare lievemente più... come se ci fosse stato appunto un grande incendio tempo fa. Gli alberi appaiono un po' più secchi, meno rigogliosi. Ma non è questo ad attirare la vostra attenzione. È tanto un qualcosa di strano che vedete a terra. Un qualcosa di... che non può essere un caso, quella sagoma. Vedete una sagoma a terra... che riporta un po' la
come se fosse la zampa di un grossissimo maiale, forse un cinghiale. Inutile dire che mi fermo. Ehi, Loop, lo vedi? Sì. Tomà, fermiamo i cavalli. Smonto da cavallo, Master. Mi guardo intorno prima di allontanarmi, come... Io mi fiondo sull'orma. Tu, Gorash, inizia ad analizzare l'orma. Tu, Duma, che cosa fai? Guardo loro che analizzano e osservo come sono in questo caso. Cioè, io sono ancora un po' pensieroso, però sono molto concentrato sulla loro figura. È perché la mia curiosità è: che influenza hanno su di me? Pensavo di essere influente su di loro, ma che? E quindi li guardo semplicemente, ma non con sospetto o altre cose. Li guardo. Master, scusami un attimo, prima abbiamo fatto un roll per fare la strada, giusto? Mm-hmm. Ok, io ho un talento che si chiama un'abilità che si chiama Wanderer, mm-hmm. che ho una memoria eccellente per ricordare mappa, geografia e disposizione generale del terreno, degli insediamenti e altre caratteristiche intorno a me. Okay. E poi posso trovare cibo e acqua fresca per un massimo di altre 5 persone, che l'ho ruolata col cervo, ecco, in un certo senso. Okay. Quindi te lo dico anche per riassumere. Ne tengo conto quando vi orientate. Considera però, in caso ricordamelo tu che hai questo talento. Sì, io non me lo ricordavo neanche, ora me lo sono ricordato. Mi ricordavo che avessi qualcosa del genere. Comunque, okay. Però era strano, non ce l'avessi. Vuoi analizzare quest'orma? E infine, mm-hmm. Luke. Io volevo aiutare anch'io. Ero sceso da cavallo per primo, ma poi l'allontanarmi subito da cavallo mi ha messo un attimo di soggezione. Gorash è stato più rapido, ma comunque andrò da Gorash per aiutarlo a esaminare l'orma. Ok, con questi alberi appunto rinsecchiti a farvi da contorno, vi avventate sull'orma mentre Duma... Sei ancora a cavallo, Duma? No, sono sceso comunque. Ok, mentre Duma vi osserva. Dunque, che ne dici di Gorash? Che ne dico, Master? Che ne dici, Gorash? No, per l'orma intendo. Quello che vedi. Ah, ok, penso c'è qualche rollo, ok. No. Sembra... Okay. Un cinghiale. Però i cinghiali hanno la... No, ha detto il Master che ricorda una forma suina, ha detto? Suina, quindi anche se lancia tre punte, okay. Mi sto riattando. Sì, è più quadrata alla fine, sì. Può essere un falcocero, no? In mezzo. Master, vorrei capire... Falcocero. Magari due cose facocero. Vorrei cercare nell'orma. La prima è quanto è secca la terra intorno all'orma, per capire quanto è fresca. La seconda è quanto è profonda, per cercare di capire. Ti dico una cosa. Peso. Sembra davvero come se avesse scardinato parte di questo terreno. Più che peso, ti sembra intenzionale. Ok. Lo dico a Gorash. Immagina se una creatura... Come se avesse scattato e avesse lasciato lo spazio dietro. Se vedi c'è una scia alla sua base. Come se fosse qualcosa che scava e trascina. Hai presente quando ti metti a raccogliere un po' di sabbia? Così. Lasci la scia lunga e poi la tua manata alla fine. Ok. Una cosa del genere. Ne vedi una sola in questo momento. Gorash, tu che ti guardi intorno... Mm-hmm. Ne vedi un'altra poco più in là. Mi sposto verso l'altra. Ti sposti verso l'altra e arrivato a questo punto arriva il roll. Potete farmi il roll su natura. Io lui. Tutti e due. Perché penso che ci faccia caso pure lui, che stai contando un'altra orma. 23. Bello, Gorash. Bello, intero, mi piace. Bello! Figlioli! È più grande di un suino. Ci sono tante.
tante creature che possiedono zampe da porco. Io guardo Gorash, con proprio guardo l'orbo e poi alzo... Aspetta. Potete dedurre che questa creatura sia larga un metro e qualcosa, veramente grande. Veramente larga grande. Un metro? Se vedi la distanza tra le zampe magari. E adesso vedete le altre zampe. È veramente una taglia... Facciamo una taglia large, ok? Ma qualcosa che quasi quasi la potrebbe anche superare, volendo. Qualcosa di grosso. Mi faccio prendo il mio bestiario mentale. Mi viene in mente qualche, te lo chiedo perché ho fatto per il roll. Mi viene in mente qualche creatura. Cinghiale gigante. Vabbè, è la prima cosa che mi è venuta in mente, il cinghiale gigante, però il cinghiale gigante però potrebbe esserci qualche altro, perché ha cose che hanno mostri che ricordano quelli, cioè il piede suino ce l'ha il Nelfeshni. Non è ti viene in mente quello? No, da player il Nalfenshi. Io non mi ho affrontato uno, immagino, da Gorash il Nalfenshi. Speriamo di no. Ma spero di sbagliarmi fortemente che Nalfenshi. Boh. No. Comunque, in base al roll, questo. Puoi immaginare più o meno la silhouette. Puoi immaginare quello che è, però... Ti dico che è una creatura che probabilmente non hai mai affrontato. Ok. Mi volto verso Loop. Sembrerebbe un cinghiale purtroppo cresciuto. Però è indico quello che hai spiegato tu, cioè la scia prima dell'ultimo mm-hmm. della zoccolata. E dico, quella è una carica. Ha caricato il piede. Sì. Quindi avrà preso la rincorsa. Quindi avrà caricato. Quindi potrebbe essere un cinghiale. Quindi potrebbe aver colpito il bersaglio ed essere qui vicino. Hai detto una cosa molto intelligente. Comincio a guardarmi effettivamente. Vedo che c'è qualche seguite target. Qualche target, bersaglio. Mentre lui guarda il bersaglio, Master, io volevo... Che volevi? Che t'ha scritto il Master, bastardo? Mentre... Che sono sti messaggini? Io sono geloso. Messaggini, capito? Mentre guardo guardo le orme, sento Gorash. Incrognito. Ascoltate. Prendo subito l'arco. Ascoltate. Ma non sentite nulla. Quanto vorreste attendere, più o meno? Ma manco 15 secondi, cioè una certa ciao. Ok. Loop. Però menzo le orecchie. Loop, mentre... sforzi il tuo udito per cercare di risentire quello che hai sentito prima, e ti ho detto forse è stata la tua immaginazione, vedi i tuoi compagni dopo pochi istanti rimanere sempre vigili ma rilassarsi per qualche istante, ecco, eppure l'hai sentito, sei certo di averlo sentito. Era lontano. Fin quando a un certo punto non lo risenti di nuovo. E questa volta lo sentite pure voi. Sì, cazzo. Allora non mi ci fa la testa. Non sono così matto. Guardo le orme. Cerco di orientarmi. E cerco di capire la direzione da cui arriva il suono. Verso quella dalla quale procede, verso quella nella quale state andando. Gorash, Puma, legate i cavalli. Perché? Andiamo a vedere. Perché? Dobbiamo andare a vedere. Io concordo con Duma, non ci interessa uno stupido cinghiale. E se non fosse un cinghiale? Se fosse il ragazzo? Che cazzo? Un cinghiale.
Secondo me ti stai facendo un po' troppe. Oltre che ci stai facendo troppe paranoie. Dopo poco. Arriva un suono molto forte. Scuote la foresta. E queste due creature enormi, disgustose, sbucano dalla foresta come se sapessero che eravate lì. Cazzo, non sono cinghiali! I loro occhi sono rossi. Nell'immagine hanno delle mani, ma in realtà hanno delle zampe. Delle zampe molto tozze e una grande bocca sulla pancia. Delle zanne simili, e sono un mix tra un ippopotamo e un grosso cinghiale con alcune malformazioni strane. Una cosa sola vi posso dire però: la loro bocca presenta dei denti davvero molto 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 aguzzi. Ed eccoli qua. Ok. Questi, cari miei, sono degli esemplari belli cresciuti di Catoblepas. Catoblepas. Di che manuale sono, Master? Volo. Della volo, sì. Volo. Volo, ma l'hanno messo anche su Mordenkainen. Ho capito. Fischia, raga. Let's go. Non so cosa siano completamente, quindi. C'è sempre prima volta, signor Spatticchia. Diciamo, signor Twitch, che è G-Man che parla, ok? Bene. Chi è? G-Man è quello che stai facendo. G-Man la voce. È il fondatore di Gmail, io so. Gmail, esatto. Ti dico, tu stavi emulando la voce di Gmail, giusto? Sì, G-Man, sì. Ecco, esatto. Si svegli, Mr. Freeman. Si svegli. Dobbiamo dire, ma non si può fare. Io penso di lui, sì. Che cazzo, così. Di lui, iniziativa, sì. Io l'ho già rollata. Una, vabbè. No, 15. Che palle. Allora, che cosa abbiamo qui? Bla bla bla. Perfetto. Avete rollato tutti? Sì. Io, Master, okay. vorrei semplicemente urlargli: cinghiali, un cazzo, arrivano! Va bene, Duma. Non ti fai trovare impreparato. Estrai la tua spada e ti ritrovi uno di questi cinghiali che ti carica contro. Poi, dopo poco, si ferma e inizia ad alzare il suo zoccolo come se volesse ricaricare, un po' come farebbe un toro. Ok, allora, io faccio questa cosa, gli giro attorno spostandomi nell'altra direzione per evitare che magari quell'altro possa caricare me stesso. Fammi il movimento casella per casella. 1, 2, 3, devo fare 1, 2, 3, 4 e 5. Ok. Fatto questo, io sollevo la mia spada e subito, fum, in faccia, vado con il mio primo attacco contro questa creatura. Faccio prendi. Un ricco 28. Vai. Subito il secondo attacco, non ci penso due volte. Sopra di esso, faccio 29. Vai. Perfetto. Fatto questo, sono lì a guardare la situazione perché non so se vogliamo fuggire o rimanere qua a distruggerli. Quindi mi fermo volutamente e passo il turno. Ok. Duma, alzi la tua spada. Del sangue ti schizza addosso sulla tua armatura che era appena stata lucidata. E la tua spada, appunto, fa due profondi tagli su questo cinghiale. Va bene. Loop. Allora, Master, queste sono radici che si alzano? Sì, sono sopra di voi. Quanto sopra? In quella fase sì, sei praticamente sopra quelle radici. Sì, poi sopra, se vedi, si alzano un po'. Dovrei mettere dei dislivelli di 3 metri, 6 metri, okay. 9 metri, ma... Master, io come una bestia mi chino a quattro zampe e mi arrampico lungo la radice per alzarmi il più possibile dalle creature. Ok, è terreno difficoltoso. Quindi mi fermo qui a 15 feet. Ho fatto tutto il mio movimento. Ti dico pure una cosa, così appunto mi dici se lo vuoi fare o meno. Qualora tu dovessi ricevere un danno,
mentre sei in una cosa del genere che comunque non può ospitare tutta la tua pedina, è come se potessi essere sbilanciato, ecco. Okay. Potresti cadere. Sì, comunque okay. Rimango, comunque vado su. Ok, quindi 15 feet e arrivi qua. E mi fermo qui. Ok, dopo sei a 6 metri più o meno dal terreno. Dopodiché, Master, com'è la luce? Fioca? C'è tanta luce? No. Siete in una foresta abbastanza fitta. Vabbè, siamo in penombra, tipo. Sì. Che sopra ci saranno tipo le fronde che rompono. Che... Più che altro è nuvoloso anche. Sì, è nuvoloso, quindi sarà in penombra, sarà. Perché sto pensando... Fai tipo la tecnica di Shikamaru con le ombre, che vuoi fare? Quasi. Allora, ho fatto il mio movimento, dopodiché attingo da quel poco di luce che filtra dai rami, incanalo la luce, casto Guiding Bolt verso il catoblepas di Duma. Ok. Quindi vado a farti intanto il tiro per colpire. Aspetta, perché ci sono troppi di 6. Vabbè, intanto faccio il tiro per colpire. Poi... Dov'è? Perché non lo posso fare? No! Ma che sono mostruosità, in modi... No, penso mostruosità. Io ho già sentito il nome Catoplebas, l'ho detto sì, in una canzone. Mostro famoso nel folklore. Ok, eccolo qua. Ma penso siano mostruosità, immagino. Miss. Ok. Cazzo. E fallisco il tiro. Cazzo! Mi sdraio, rimanendo nello stesso punto, mi sdraio come a ciondolare con le braccia e uso la mia azione bonus che me lo permette il mantello della natura. Se si trova in un'area leggermente oscurata, il personaggio può nascondersi usando un'azione bonus. Dai, anche se qualcuno lo sta osservando direttamente. Bello. Bellissimo. Bello. Vai. Fai. E ti tiro stealth. Ok. Ti dico subito... No, vabbè, non ti dico un cazzo. In questo momento poni il tuo mantello davanti e... come se sparissi e al posto tuo... rimanesse appunto questo tessuto di fogliame che sopra quest'albero appunto viene rappresentato. Mango. Più o meno in questo modo, sì, ci può stare. Perfetto. Lupo, hai terminato? Sì, termino il turno. Ok. Questo cinghiale alza il suo zoccolo e poi fa una cosa. Gorash, e anche tu, Lup, vedi le sue zanne così elettrificarsi e creare un piccolo campo magnetico che congiunge in un punto. Vedi l'energia materializzarsi da queste zanne, congiungere, e nel momento in cui ti accorgi quello che sta succedendo, tutta l'energia che si sta formando, un raggio violaceo è diretto verso di te. Ma che cazzo vuole questo? Ah, spara, che un po' che c'hai i missili pure. Cinghiale con i missili abbiamo, Allora, devi farmi un tiro salvezza 16 su Costituzione. Passalo, per l'amor di Dio. Su Costituzione? Sì. Ok. 16, hai detto. Sì. No, 50-50, ragazzi. Stato per le Blow Order. 16, 17. Ah, ok. No, perché ho il mantello, la Glock of Protection. Subisci la metà di questi danni. Aspetta, perché... No, aspetta. Perché... Vabbè, ah no, me ne sono necrotici. Rimettiti. No, aspetta, sono necrotici, però non ho assorbire. No, non funziona sui necrotici. E allora, va bene. Comunque, te li ha messi tutti, vabbè, mettiti la tua parte. Vedi questo raggio, appunto, che ti colpisce, Gorash, in pieno petto. Digrigni i tuoi denti e riesci a non soccombere, ma è come se schiacciasse quasi la tua volontà e una miriade di cicatrici si riaprono nel tuo corpo. Poi fa qualche passo laterale verso qui e finisce il suo turno.
Abbiamo queste cose che castano fulmine praticamente. Castano, no, no, è no, compare, non è fulmine, sono danni necrotici. Sì, no, sono danni della morte. Il numero di D8 è inaridire, tipo. Sì. Duma, lui invece, mentre si gira verso di te, e mentre si gira ti dà un colpo con la coda. Bastardo. E ti prende. Allora, 18 di classe armatura, accidenti. Ti fa questi danni. La coda ti attacca appunto all'altezza delle caviglie, più o meno, dei gambali. E devi farmi un tiro salvezza su Costituzione 16. Ok. Superalo. È importante. 24. Devil Dante, bravo. Sì, non vorrei dire una cagata, ma mi sa che i Catoblepas ci fossero anche in qualche Final Fantasy. Sì, cazzo, c'hai ragione. Sì. Allora, cavallo. Master. No, niente, a posto, vai. Tiro salvezza su saggezza, altrimenti si imbizzarrisce. CD 10. Bravo, cavallo. Rimarrà lì. Sono cavalli da guerra, dai. Allora, guardo la situazione. Io questi mostri non li ho mai visti. Questa cosa per me è una grandissima stranezza. Mi tengo il petto. Dopodiché comincio a guardarmi intorno e... Stai targettando te stesso, eh? Ah, non l'avevo fatto, però va bene, ok. Guardo l'altro Catoblepas, guardo dove il loop attualmente è a posto e mi sposto qui. Inizio a correre. Quindi uno, due... 25 piedi sono fino a qua. Sì, però muovetevi normali, casella per casella, capito? Ok. Dopodiché... perdonami, Envilo, un vuoto, il fiancheggiamento è un più 2, vero? Più 2. Okay. Scusate. Vale, piano! Okay. Si è presa bene pure lui, sa. Va bene. Mi sposto qui con l'ultimo movimento, dopodiché dai. Utilizzo... Versatilità bellica. Bello. Quindi, mentre corro, poggio l'arco sulla mia schiena, fuoriesco la spada, la zanna di Kossuth, la sfrego per terra, scintilla e poi la faccio incendiare. Quindi bonus action. Bonus action, esattamente. Vista la bellica è un'azione gratuita. Sì. Decido di ottenere più uno fino alla fine del mio prossimo turno di CA. Vai. Dopodiché provo a attaccare con o più 2 del con, dato che c'è Duma dall'altro lato. Vado. 22. Preso. Vai, battezziamo. 13 danni. Dopodiché secondo affondo. Vada. Sempre più 2. Bella sta lama. 3d6 per una spada così. Ti piace? Bella. Ricordati che è prestito. Ok. Bello. Sì. Gorash inizia a correre, la sbatti per terra. La spada si illumina, la impugni come fosse una daga. Vedi che lascia una consistente scia per qualche istante. Questo enorme mostro prende fuoco. Poi un altro colpo su di lui, che appunto cauterizza immediatamente le sue ferite, ma vedi che fa dei solchi molto profondi. Mentre ritiri la spada, senti una strana sensazione, una voce, la tua mano brucia, il tuo palmo della mano in questo momento sta bruciando, ed è come se vedessi questa fiamma davanti a te per qualche istante fare furia. Vedi che la spada a un certo punto inizia a risuonare quasi. Inebriato dalla luce incandescente. Loop! Tieni occupato l'altro! Ok, conclude il turno, ho fatto tutto quello che potevo. Vai, l'altro, vediamo se si imbizzarrisce. Dai, War Horse. Si imbizzarrisce, ok, quindi procederà verso una direzione casuale al massimo del suo movimento. No, non ho visto il coso. Uno a sinistra, due sopra.
Va bene, vedi tu. Uno sinistro, ok. Massimo movimento quant'è? 60 feet. Minchia, 18 metri. Quindi devo loccarlo un attimo. Lo potete spostare voi di 60 feet? Sì. No, me lo fa muovere. No. Non ve lo fa muovere? No. Cazzo, dovrei mettere come court. Quante caselle sono 60 feet? Sono 12. Sono 12 caselle. Ok. No. È una rottura di coglioni sta cosa, mannaggia. Ok. Cavolo è là. Duma. Va bene. Master, io mi preparo a fare questa cosa. Di nuovo, sollevo la spada. Stavolta però gli devo aggiungere più due al tiro per colpire, Master. Aspetta, prima di fare tutto, mi fai un tiro salvezza su costituzione CD 16. Come mai? Fallo tu. Ok. 16. Bello. Ok, a posto. Ma cosa ha percepito? Allora, vedi che nel momento in cui Gorash lo attacca, ma anche tu, questa pancia che ha sotto inizia ad aprirsi, forse anche a causa delle ferite, e inizia a far uscire fuori degli strani pezzi di carne, probabilmente quello che stava digerendo. Oh. E inizia a risalire questa puzza benefica, questo odore veramente nauseabondo, ma tu riesci a resistere, appunto, sei libero. Ok, mi accorgo di questa cosa. Io guardo questi pezzi di carne putrefatta e guardo Gorash che è di fronte a me. E poi non ci penso due volte. Sollevo la spada e stavolta provo a colpirla alle zampe. E clicco più due e sollevo la spada e la sparo addosso. Va a segno. Perfetto. Sono 14 danni. Infine. D'accordo. Come? Vai. Ah, ok. Forza di nuovo, dai. Ah, scusate, devo premere di nuovo più 2. Ok. Vado. Dai. Va bene. Master, ti ricordo una cosa. Ogni volta che colpisco con un'arma tagliente, grazie al mio talento, la sua velocità è ridotta di 3 metri. Bello. Se volesse spostarsi. E passo. Ok, ottimo. Duma, dai questi altri colpi, questi strani appunto pezzi di carne, questi strani acidi continuano a fuoriuscire da questa pancia. Vedi che la creatura inizia a essere stanca. Senti i suoi respiri stanchi. Loop, in questo momento sei dietro al mantello, ma riesci a vedere tutta la scena. Ok. Da sotto il mantello? E come dovrei occuparmi di qui? Oh, non ho un'idea. Tolgo il mantello, che riprende il colore verdastro, perché il mantello muta, cambia colore in base al punto in cui mi trovo. La mimetica, la cosa di Snake, di Metal Gear 4. La mimetica di Snake. E allora, Master, ho una idea. Dovrei essere abbastanza vicino, ok. Guardo il la creatura, il guardo un attimo. Capibara. Penso che sia messicana o di Flavor Master. Guardo il ramo. Questo. Prendo un piccolo bozzolo di un bruco, lo frantumo, glielo soffio contro. Master, casto Polymorph sul Catoblepas. Ok. E cerco di farlo diventare un topo. Quale? Quello. Quello lontano da quest'altro. Quindi l'uno? Deve fare un tiro salvezza su saggezza. Classe di difficoltà 16. Ok. It's actually a mouse. Lanci questo incantesimo, Loop. Ti concentri, vedi quest'altra creatura che questa strana energia che gli girava intorno, appunto. Poco dopo la vedi rimpicciolire sempre di più fino a diventare un innocentissimo topo. Ok, dopodiché urlo a Gorash. Ok, uno per un pochino è sistemato. E lo mantengo la concentrazione. Faccio
qualche passetto indietro, ancora di più, 10 feet, e come prima mi riabbasso e ritiro sul mantello e tento un nuovo stealth. Vai. E il topo lo vedete? Sì. Ok. Vai, tira. Master, puoi chiamare i War Horse 1 o 2, così almeno sappiamo quando a quale ci riferiamo? Ma certo, pare. Grazie. Certo. Bello. E dico, mentre mi ritiro il mantello sopra, non uccidetelo per il momento! E mi rinascondo. Ok. Allora, ti sposti sopra, va bene. Sempre poi sdraiandomi a modi con il mantello che mi copre. Actually, veramente, the end. Ok. L'altro è un topo. Allora, in questo stato lui ha le caratteristiche mentali di un topo, giusto? Sì. Sì. Ok. Il topo si avvicina. Quanto ha di movimento? Si avvicina a noi? Sì. Ardito. Si avvicina qui a Gorash e prova a morderti. Ma che porca cazzo. lo fa con più 2 perché... Certo, giusto. Ti manca. Vedi questo topo appunto avvicinarsi ai tuoi gambali, Gorash. E nel momento in cui appunto lo vedi, ti dai un rapido colpo con la gamba e lo spingi via dietro. L'altro. Non c'è il raggio della morte, ma c'è la peste nera adesso. L'altro si gira sempre verso di te, Gorash. E anche questa volta congiunge la sua energia provando ad attaccarti con il raggio. 16 su Costituzione. Yep. Ok. Palle, che è Costituzione, va. Buono. La metà di questi danni. Quindi 12 danni. Vabbè. Necrotici. Ok, dopodiché sì. Dopodiché si inizierà a muovere generando attacco d'opportunità. Già. 2, 3. Esce dalla mia oppure no? Per ora quella di Duma. Duma attacca. Subito. Se vuoi. Minchia se voglio. Ci manchi ria, io. Scoto Clunch 16. Lo prendi. Buono. C'ha casana, Bello. Para. Ah. Boom. Ok, un altro colpo, Duma. Probabilmente questa creatura stava provando comunque a fuggire, cercando di spingervi quasi. Tu gli dai un ultimo maestoso colpo di spada sul suo ventre, che si apre questa volta del tutto, facendo fuoriuscire tutto lo schifo che c'è. Però la creatura non si alzerà più. E il cavallo, questo non era spaventato. Sì, quindi si rimarrà semplicemente là fino al nuovo ordine. Gorash. Ok, vedendo questa cosa, guardo Duma e gli dico: prendi l'altro cavallo, andiamo via, vado a recuperare l'altro. Prendi il topo, lancialo lontanissimo prima. Il topo. Prendilo per la coda e lancialo lontano. Se gli arriva, vedi che ha un hit point. Lo so. Mi arriva un danno, mi ritorna, me lo lascia perdere. Ma il danno non se lo piglia se lo... E me ne fotte del topo, andiamoci il topo. Vabbè. Pare, vado, uso doppio movimento, vado al cavallo, gli salgo sopra e lo... Lo riprendo. Che okay. Uso lo speed. No, speed. Si chiama. Sì, vabbè, sei lì. Pure io vado l'altro cavallo. Ok, aspetta. Quindi Gorash fatto. Il cavallo è imbizzarrito, Gorash. Quindi devi farmi un addestrare animali CD 13. Ok. Il cavallo, dopo poco, inizia a nitrire. E alzando praticamente il suo lato anteriore non permette a te di cavalcarlo. Dunque, fatto, topo. Il topo si muove 1, 2, 3, 4 e 5 e prova ad attaccare Duma.
Duma, ti salta sull'armatura. Ce l'hai lì. Lo afferri per qualche istante, dopo poco ti cade ai piedi. Ok, Master. Duma, tocca a te. Ti chiedo un check su percezione. Faccio subito. Perception. Yep. 15. Ok, alla tua sinistra. Ok, allora Master, io prendo il topo, lo afferro. Mm-hmm. Dimmi se devo fare una prova per afferrare, non so. Allora, è taglia small. Dovrebbe essere atletica, però acciuffare un topo non è una cosa semplice, specie per una persona che ha un'armatura completa. Quindi ti chiedo semplicemente una prova di rapidità di mano. Minchia. Ma mi spieghi perché stai facendo sta cacata? Te lo voglio dire, felice, perché? Perché lo voglio, non c'è. È una felicità, lascia stare. Non dico perché quello si è sparato un polimorfo. No, aspetta, perché non è che siamo su, qua siamo su, cioè stiamo avendo, cioè ci andava di culo così. Perché stai facendo sta cagata? Perché se lo lancio molto lontano, a sto topo, abbiamo il tempo di fuggire adesso. Perché sennò no, si ma non è meglio se rimane un topo. Adesso il tempo di fuggire, Feli. Ora ce l'abbiamo il tempo di fuggire. Ma se già ce l'hai, perché devi procurarne ipoteticamente altro? Vabbè, piglio cazzi cavallo e amuninni. Non ce devi fare pirlo, che cannavalo. Non fare la minchia. Ma muovi, va. Mi becco l'attacco di opportunità e scatto a prendere il cavallo, va. Mi sono lasciato convincere dal buon senso. Ho sbagliato. Minchia, aspetta. Vabbè. Ok. Allora, quindi, cosa fa? Devi farmi i movimenti normali. Devi farmi i movimenti normali. Così? Vedi che non ci arrivi? Così. Scatto, ho detto. Ah, ok. Allora, ti avvicini al cavallo e provi a cavalcarlo, tuttavia rimarrai lì. Ok, ne arriva un altro. Ma chi? Questo è più Ma che forma? Che figlio c'è, la faccia zoom? Che forma è? Sono strani, vero? Sono strani brutti, tanto. Sono stranissimi, vero? Ok, allora si avvicina, dopodiché proverà a sparare il suo raggio della morte, perché è un raggio della morte, verso Duma. Duma, 16 costituzione. Porca pulzella, d'Orléans. Dai, che facile. Hai tipo più 60. Che questo è gliela proprio della buttata. A pelle, mica. No, era vero! Ho detto che mi chiavi la lingua nel culo, Master. Grazie. Va bene. Putra, sì. Allora. Aspetta, sì. Master. Usi. C'è ispirazione, Tefeli? No. Ti cedo la mia, ti cedo, dai. Grazie. Già mi scaricava quel danni da soldi. Ma che c'ho DPF, però sì, dai. Uso l'ispirazione di Amber. Dobbiamo stare attenti. 20 naturale. Wow. Ispiratissimo. Era quello di prima. Palle. Succede questa cosa. Nel momento in cui spara questo raggio, tu, Gorash, noti questa scena. E per un attimo strattoni il tuo cavallo che inizia a nitrire. La creatura si deconcentra per qualche istante e il raggio non colpisce Duma dove doveva colpire. Poi questi sono i danni, la metà ovviamente. Quindi mettiti questi danni. Quindi la situazione è questa. Cadopleppas ha giocato. Loop. Tra me e me penso, ecco, ce ne mancava un altro. Cazzo. Lo dico sincero, Master, il terzo mi ha destabilizzato non po'. Il terzo mi ha destabilizzato non poco. Allora, preparo l'azione, Master. Ok. Se vedo che Duma
e Gorash, che tra l'altro Gorash sta ancora litigando con il cavallo imbizzarrito. E tra poco gli lancio la testa. Attaccano il Catoblepas. In quel caso, solo se loro attaccano, userò la mia azione preparata per lanciargli un garimbolto. Altrimenti rimarrò fermo, nascosto, per capire cosa vogliono fare. Ok, quindi tu prepari la tua azione, quindi garimbolto se... Sì. Se uno tra Gorash e Duma attaccherà il Catoblepas, Ok, va bene. Quindi lui è topo. Topo si mette ad attaccare l'altro Catoblepas. Sono infame. Mela. Di topo. Topo. 100. Pensa da topo. Sta panicando. Catoblepas non lo caga di strisce. Il topo gli scivola addosso. Fa diventare un pesce rosso. L'altro Catoblepas è morto. Sì. Mm-hmm. Ok. Il cavallo. Allora, Duma, dove lo conduci? Io lo vedo, Loop? No. Compare, ma scusa, ascolta, Master Roy, le azioni del cavallo da guerra ce le abbiamo disponibili, sì? Sì, io pensavo che voi lo poteste vedere pure. No. Sì, andatevi a guardare il War Horse. Allora, io lo stavo guardando il War Horse. Feli, noi il War Horse ha la Trampling Charge, che se carica... Sì, e colpisce almeno 6 metri. No, qua, sì, at least 20 feet, sì. E può fare, se colpisce con i zoccoli, con gli Ux... zoccoli, sì. 14 su forza, e se no è prono. Questi tizi non mi sembrano tanto scarsi di forza. Però intanto possiamo attaccare pure con loro. Cioè, ma perché vuoi che attacchiamo? Cazzo. Penso volessimo fuggire. Ma questo, io penso che questo qua, boh, dice che ci... Sto topo, io me lo spavento? No, allora, andiamocene, va. Non so quanto corrono. Raga, non parlate off game. Urlo, Loop! Si mostra? Non posso. Non può mostrarsi? Non penso di potermi mostrare ora. Master, allora, dato che non lo vedo... Loop! Non lo vedo. Cazzo! E corro col cavallo in direzione di Gorash. Ok. Quindi, azione di movimento completa dalla parte del cavallo. Sono 12 quadratini. Sì, sì, vabbè. Lo porti direttamente là. Sì. E... Ok. Questo è il movimento. Mm-hmm. Poi... voglio fare anch'io una prova. Non so se dare una... voglio dare un'azione di aiuto a Gorash per calmare il cavallo. Va bene, perfetto. E passo. Gorash, addestra animali, CD 12. Ho l'aiuto? Oppure qualcos'altro. Sì, hai vantaggio. Oppure qualcos'altro che vuoi fare, insomma. No, devo calmarlo per forza, se no lo posso muovere da qua. State tagliando la corda senza Loop. No, mi nasconde. Va bene, no, va bene. Le raggiungo. Va bene, superata. Riesci più o meno a domare il cavallo, che comunque è sempre molto agitato, ma riesci comunque a salirci sopra. Ok, allora salgo sul cavallo e dopodiché... Allora, dunque, cambio arma, spada di Kossuth, la smetto di usare. Dopo e è la tua azione bonus spegnerla. Va bene, spegnerla, spengo con l'azione bonus. Dopo se no te va a fuoco la sacchetta. Estraggo l'arco con l'azione gratuita di diversa abilità bellica. Vai. Però non ottengo bonus. Dopodiché... sparo due colpi al Catoblepas con l'arco. Aspetta che lo... Che poi è greco. È greco, tipo l'olive. Sono belli. 11 danni. Ok. Preso. E 10 danni. Ok. Queste frecce si conficcano nel collo del Catoblepas e inizia appunto a grugnire molto molto violentemente. Poi non so come tu la vuoi gestire questa cosa qua. Dopo c'è il War Horse che ce l'ho, sì. sono addosso io. Il War Horse si muove di 60 piedi, quindi non so quanto... Sei tu che gli dai ordini, quindi gli dai le redini, quindi... Sì. Non so quanto si muove il Catoblepas, quindi sarà un azzardo. Mi muovo della sua massimo della velocità. Quindi
Sono 60 piedi, io purtroppo non lo posso controllare, quindi ti dirò dove mi sposto. Mi sposterò. No, che cazzo, scusa, ho scoperto una funzione nuova di coso. Se premi il tasto, se premi la rotellina, ti spezza il movimento. Davvero? Sì, se faccio così e premo la rotellina, mi fa un e la tengo premuta. No, scherzavo. Vabbè, niente, a posto. Sì, 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 è vero. Sì, è vero, no, sono uscito prima, non ci sono uscito. Comunque, sono 60 piedi, quindi 60 piedi, dove cazzo arrivo? Arriverei qua. Che credo che ci deve essere con 60. Mi muovo di 120 piedi e arrivo qui. Qua. Va bene. Con doppia azione di movimento. Vado qua. Swish. Mentre mi muovo faccio... No! Pesce fuori, dannazione! Boh, basta. Va bene, cavallo da guerra ha fatto la sua azione di movimento. Il gatto Plepas. Il gatto Plepas. Vediamo che cazzo succede. Ricarica. Gatto Plepas ricarica. Dopodiché, Lupo, tu sei nascosto, giusto? Sì. Avevo fatto 19 di dado sicuro. Non mi ricordo se mi contava se era 19 o 20 comunque. Okay. 20. Ok. 1, 2, 3. Un bel colpo di coda al cavallo per disarcionarlo. Ma sto merda. Preso. Tutto quanto fa, vabbè, ci ha morto il cavallo. Cavallo morto. Un colpo di coda abbastanza violento e letale per dare un colpo in faccia al cavallo. La testa del cavallo si spappola davanti a te, Loop. Vedi proprio la testa di questo cavallo esploderti davanti, mentre il cavallo appunto cade senza vita. Tu con una capriola sei alla sua sinistra. E Gado Plepas ha finito. Dume. I cavalli sono peggio della carta, so. Io cado a terra, mi rialzo sporco di terra e del sangue del cavallo, non corro, cammino. Mi affianco a questo pezzo di merda e con tutta la rabbia che esprimo con il silenzio più assoluto, inizio la mia scarica di colpi. E la mia spada non la impugno normalmente, ma la impugno al contrario, e sono tutti affondi, e provo a ucciderlo direttamente. Vado con il primo. Non te li chiamare, compare. Master, reazione. Da sotto la cosa? Cazzo! Dai stelle! Uso la mia reaction. Aspetta, 18 metri o 9? Porca vacca, mi sa che 9. Oddio. Fa vedere, perché in caso posso dargli un D6. Ma un lapsus sui 9 o 18 metri. Dove sta? Eccolo qua. Cosmic questo Common. Guiding Bolt com'è finito comunque? Mi hai ricordato Guiding Bolt? No, sì, ma... 9 metri, cazzo, troppo lontano. Sei andato a fanculo. Non fa niente. Non ce la fai? No, è a... L'attacco a vuoto. Provo con il secondo attacco, Master. Lo devo uccidere, vada, per forza. Ah, ora lo posso fare Guiding Bolt, è vero? Perché di Master è caldo. Vai. Master, uso l'attacco con finta. Che te lo voglio leggere. Attacco con finta. Il guerriero può spendere un dado di superiorità e usare l'azione bonus nel suo turno per fintare, scegliendo una creatura entro un metro e mezzo a sé come bersaglio. Questo lo uso dopo praticamente. Il guerriero dispone di vantaggio al suo prossimo tiro per colpire in questo turno. Se quell'attacco colpisce, il guerriero aggiunge un dado di superiorità. Quindi adesso ti faccio il danno. Poi invece come azione bonus uso il dado di superiorità. Ok? Ok. Va bene.
9 danni. Va bene. Master, azione impetuosa. Ah, ecco perché hai detto devo ammazzarlo, ok? Assolutamente. Quindi mi do vantaggio e provo a colpirlo. Vai, vai. Preso. 19. Attivo l'effetto e vado. Non so se me li sta applicando. Sì, me li ha messi, ok. 15 danni. Vai. E ho usato anche la mia azione bonus. Adesso utilizzo di nuovo il mio tiro per colpire. No. Mi chiambare però. No, dai, l'hai preso, l'hai preso. 14 l'ho preso? Ok. Forse 16 a Cia. Oh, Felice, ma vedi che ce l'ho 8 facce, non una sola. Lo so. Ma fa schifo sto guerriero. Ma è una pippa, però. Sto com'è, la pippa. Si rivolta contro. Mamma mia, la pippa. Ma senti, finito? Ho finito, sì, cap. Ok, fai questi attacchi. Un miss. Altri attacchi, vedi che questa creatura appunto rivolge la pancia verso di te. Altri schizzi di sangue, vedete tu, ma è comunque completamente zuppo di sangue animale. E finisci. Luppolo. Master, vado con l'azione preparata. Vai. Preso. Nacci. Lo colpisco. La spada al contrario, non dovevo mettere. La spada cacciavite. Ma non si usa in quel modo. Poi fai una spada bastarda a usarla al contrario. È troppo strano. Lo so, è una tecnica. Al contrario. Ok, come una saetta. Impatta sul guiding, su il guiding bolt impatta su Catoplepas, che appunto rimane quasi a terra per poi rialzarsi. E poi tocca a te, Lupo, quindi... Tocca a me. Vai. Oddio, che situazione del cazzo. Porca. E siamo solo all'inizio. Vedo se è nascosto. Questo ce ne eravamo andati. E certo, è colpa mia che mi sono nascosto. Certo, vigliacco! Cosa? Vigliacco, ne hai fatto un cazzo. Il cazzo, cioè, se c'è un topo che sta lì... Vai, vai, Master. Dopo. No, è vero, comunque, ti sei scoppolato un tizio così. Guardo Gorash. Gorash, allontanati. Ci penso io a Duma. Sì. Master, uso la mia forma selvatica. Minchia, ok. La prima forma selvatica. Divento un... Vabbè, non dico niente, non posso dire niente. Divento un gufo gigante. Mantiene la concentrazione. Mantengo la concentrazione. Sì. Non mi chieda concentrazione a forma selvatica. Sì. Divento un gufo gigante. Ok, vedi se lo puoi controllare. Volo sfuggente. Ok, allora con il gufo gigante ho flyby. Vedi se lo puoi controllare. Sì. Tanto volo ok, sfuggente. Perfetto. Quindi a te per il momento ti metto invisibile. Ho usato la mia azione però. Inizio a volteggiare qui, faccio quindi 35 feet di movimento e rimango a una... Volando, si intende. Volando, sì. Rimango a una 10 metri. Ok. Come una decina di metri d'altezza. Quanto sono alti gli alberi, scusa, prima di dirti 10 metri? Tu in questo momento parti da 9 metri. Parto da... Allora rimango all'altezza di 9 metri, stando a quella distanza. E... giro intorno a... volando là sopra, cercando di far capire a Duma di venirmi incontro. Okay. E termino il turno. Duma, Gorash, vedete appunto Loop stringere i suoi pugni e dopo poco diventare appunto qualcosa di mostruoso per poi diventare un... un enorme gufo che vola verso la direzione di Duma. Buon'anima. Gorash. Buon'anima. Del Warriors. Poi l'avete già vista questa situazione, sento Loop che diventa gufo e prende uno di voi e ve lo porta via. Allora, il mio turno intanto il Warriors si sposta qui, mi sposto qua. Puoi preparare l'azione al limite. No. Perché non si muove adesso, si muove dopo. Non posso muoverlo nel mio turno. No.
Quindi veramente sta... Vabbè, allora no, se mi... Allora... Però, sicuro che questa non... cosa... Può... Perché nel combattere manuale del giocatore... a cavallo... Se c'è questa cosa non lo so, non ho mai... Mi pare strano che è tipo cavallo. Torretta, che resta tipo torretta, non la posso muovere se sono... Io vi sto trattando come due creature diverse l'uno sopra l'altro, quindi ti, si muo... tu gli dai un ordine, lui si muove, ma nel suo turno ovviamente... Se volete vi ci guardo, intanto... Vabbè, allora... Ma cambia poco, comunque... Devo scendere dal cavallo... Ma cosa avevi in mente? Di avvicinarmi un po', perché la, e poi fare non... altro naturalmente, certo. Vabbè, guarda avete la stessa iniziativa, quindi a sto giro fai quello, cioè fai prima il cavallo, no, se e tu poi mi dici te. Che non mi posso, no, se tu non mi dici che mi, vabbè, non mi posso... In questo caso avete la stessa iniziativa, quindi va bene. Più che altro credo che il mio movimento sia sostituito da quello del cavallo a questo punto, non lo so, non lo so come funziona, ce la dobbiamo studiare. Vabbè, allora mi... Dai, muovi il cavallo e poi al limite... Ah, mi sposto, questo, questo sarebbe il movimento del cavallo, mi sposto qua. Se volete ce l'ho sotto mano, Ok. Leggi, non fa male. Quando un personaggio è in sella, due opzioni, può controllare la cavalcatura o permetterle di agire indipendentemente. Le creature intelligenti come draghi agiscono indipendentemente. Un personaggio può controllare una cavalcatura solo se questa è stata addestrata ad accettare un cavalcatore. Sì. Si presume che i cavalli domestici, gli asini e le creature analoghe siano dotate di questo addestramento. Ok. La cavalcatura si muove secondo le indicazioni del personaggio e ha solo tre opzioni di azione: disimpegno, scatto e schivata. Vabbè. Ah, pure dodge. L'iniziativa di una cavalcatura controllata cambia per coincidere con quella del personaggio nel momento in cui allora questi sale in sella. Ah, ok, perfetto. Si muove con me, vabbè. Ok, dunque, poi faccio una cosa. Utilizzo il mio tratto Favored Foe, ma prima devo colpire. Vado con l'arco. Preso. Favored Foe. Ok, cos'è? Cosa faceva? Faceva fare più danno, giusto? È una sorta, sì, è una sorta di Hunter's Mark, ma faccio un D4, so quello che è in un minuto... O finché non perdo la concentrazione. Va quindi bene. Faccio il danno, dell'arco di lui. Più. Sono 9 danni col primo. Dopodiché vado col secondo attacco. Sì. E cazzo critta. 21. Vai. Sono sempre questo. Più questo. Altri 8 danni. Ok. Va bene. Il Warhorse è qui, ha agito. Il ratto piglia e si perde nella foresta. Ah, buono. Cioè, già ride, ti sbatte la testa contro un albero e si ah, sta cosa. Il Cataplepes dopo poco si gira verso Duma. Cosa fa il topo? sarebbe stato bellissimo. No. Sarebbe un peccato se adesso perdessi la concentrazione. Ti colpisce con la sua coda. Cioè, prova a colpirti. Yes. Ma non ti prende. A me? Ok. Yes. Master. Replica. Bello. Bello. Croccante. Bello. Oh, replica. Finalmente. Croccantissimo. Prova a colpirlo. Bello. Bello. Okay. Duma si sbilancia. Ah, un PF. Si sbilancia. Ah. Verso di te, spalanca le sue fauci appunto della sua pancia e come lo finisci? Allora, nel mentre prova a colpirmi con la coda, io mi abbasso di quel millimetro, non sono molto agile, ma riesco appunto ad abbassarmi e boom, gli trancio la coda. Tranciata la coda. Si piega su un lato, la rigiro al contrario di nuovo e stavolta affondo con sicurezza, zoom, e squarcio fino a terra. Ok, Duma, un'altra fontana di sangue verso di te, mentre nell'elsa, attorcigliata all'elsa della tua spada, tieni stretta questa coda del Catoplepas, che se vuoi puoi anche aggiungerti all'inventario. Cazzo sì. E fai pressione mentre questa fontana rossa fuoriesce da questa creatura e questa creatura fa un urlo, un grugnito straziante, e mentre questo gufo è sopra la tua testa e si abbassa lievemente verso la tua posizione, Gorash, Duma e Loop in forma di gufo vi guardate e penso che arrivato a questo punto
credo che sareste intenti a tagliare la corda, dico bene. Subito. Assolutamente sì, sì. Subito. Dopo ferro... qualche... Non osare di trasformarti, ti ammazzo. Ma che sei matto? Afferro Duma ecco. Sotto braccio, lo porto a... a... poco sopra Duma, su poco sopra Gorash. Perfetto. È a massima velocità il tuo cavallo, l'unico ormai cavallo che avete, si avventura nella foresta, determinando la fine del primissimo scontro di questa esplorazione e anche la fine della sessione, ragazzi. Ah, Master, io te lo dico perché poi fai il bastardo. Fai il bastardo. Nel senso, prendiamo le robe del cavallo, non è lasciamo gli oggetti sul cavallo che magari devo portare. Sì, sì, bello immaginare. No, vabbè, questo no. Level up! Level susciamela. Però vi dico, vado sul talk, raga. Sì, sì, vai sul top. Vi dico, ragazzi, c'è una condizione affinché voi possiate livellare in uno di questi posti delle cose. Non è detto che voi lo facciate, ma se lo fate, livellate. Quindi c'è un livello opzionale che potreste fare. Bello. Vediamo. E dunque. Allora, strani sti mostri. Cioè, a quanto ho capito che... Hanno raggio della morte. Fanno un attacco. Hanno pochi PF. Però fanno tipo questa cosa che avvelenano le creature intorno e fanno raggio della morte. Io appena l'ho visto è esploso il cervello. CS5, ovviamente. Mamma mia. Oltre a Final Fantasy, ma che cazzo di design è un cinghiale mezzo grande? No, che ma ti dico ma di perché? Più. No, c'è un motivo. Ma ti dico di più, il colpo di coda. Sai che fa se fallisci il tiro salvezza? Che fa? Ti stunna? Stordito. Davvero? Ma sei serio? Sì. GS5 cosa, vabbè, a pochi punti feriti. Vabbè, ha un HP. Cioè, scusami, ha pochi HP e un attacco. Ma di HP ha? 84. Pochi. Vedi l'altra cosa del raggio della morte. Il raggio della morte? Un'altra cosa. Beh, di shot, se immagino il raggio della morte, di shot. Raggio della morte. Ah, sì, ma molti hanno sta cosa. Forse il raggio della morte ce l'ha. Ma comunque è di base. Se il 7 throw fallisce di 5 o più... Il bersaglio prende invece 64 fisso, danni necrotici. Bello. Se muore, è morto definitivamente. Disintegrato. Se arrivi a 0 PF, muori. Mamma mia, sono bastardissimi. Erano pericolosini. Final Fantasy. Sì. Me lo ricordo. Si è creato Blepas di merda su Final Fantasy. Sì, me lo ricordo. Mm-hmm. Sì. Quindi, raga, abbiamo esplorato. Che è? Abbiamo fatto tre caselline, fantastico. Ragazzi, al 2025. No, però allora, bei mostri. Allora, da design non gli avrei mai detto che avrebbero. Io manco li conoscevo, capito? No, è stranissimo. No, ma che è come io prendo, ragazzi, vedete sta mucca che a un certo punto vi lancia palla di fuoco. È fighissimo. Vedi sto pesce che ti guarda, compare Eldritch Blast. Bellissimo. Usa Splash. Che te guarda incazzato. Cioè che... Pesce il disblast. E quindi, raga, quindi era tutta la situazione. Quest'altra cosa. Guarda, quando si rigioca, si gioca il 21. Sì, perché l'11, il 14. No, non si. Sentiamo, non abbiamo sessione. Comunque, voi secondo me siete pazzi. Perché? No, perché semplicemente. Cioè, voi non foresta il genere di fate un giro. Cioè, avete allungato un sacco. Stiamo finendo di loop. Perché lui vuole andare a recuperare sta cosa. No, vabbè, sacrosanto. Però, cioè, l'ho disegnata, quindi avevo pensato che potevate anche fare sta cosa. Voglio farmi un giro a nord. Perché non ci sono, mi dicono che si mangia bene. Voglio andare a nord, nord-ovest. Dai. Ma comunque mi è piaciuta un botto la sessione. Bella, no? Un combattimento ci stava un po'. Mi è piaciuta tanto la cosa dell'imprevisto del viaggio. Questo rende davvero i viaggi belli.
Certo, ovviamente non è che ogni singola casella, ogni singola cosa succederà per forza. Cioè, è implausibile che fai sì, ogni vero. Casella combattimenti o cose, però. Ci saranno sfide, ci saranno cose, ci saranno robe da scoprire, però a me piace questo flavor un po' foresta, capire se c'è un mostro intorno a voi o meno, che poi tra l'altro è stata un po' una vostra scelta andare a cercare Sticato Plepas, perché c'era l'orma lì, è stato Loop che voleva un po' capire che cazzo era. Loop è il peggior nemico di questa compagnia, posso cazzo dirvi. Vuoi? Cioè, e muore, e lo dobbiamo risuscitare, ci costa un bordello, mo ci porta dai cani maiali. Oh, Master, una cosa, Master, ma prima di andare via alla velocità della luce, qualcosina tipo, che ne so, un corno di... una cosa... un corno di cavolo. Allora, una cosa, vabbè, comunque sì, se voi volete prendere tutti i materiali, che è una cosa che mi fa piacere, ho anche previsto. Sì, se... sì, il fatto è che per come eravate messi pensavo che appunto voleste andare più velocemente possibile, perché ci vorrebbe comunque del sì, tempo. Sì. Quindi la coda, mettitela comunque nell'inventario. Ah, Master, io ti dichiaro l'azione per la prossima sessione, io volerò più in alto possibile e lascio cadere Dumas. Bello. Io ispirazione. Io guarderò da sotto e farò. Ti preparo stazione di preparo l'azione di annuire. E appena arriverà e farà splat, io farò una bella impennata col cavallo. Ok, molto eroico, mi piace. Allora, signori, questa era la nuova puntata di Bastards. Siamo alla sessione numero 8, se non sbaglio. Siamo alla sessione numero 8, noi settimana prossima pausa dalle live e ci vediamo quindi poi con Vecna, ritorneremo con Vecna il 18, poi il 21, il 25 no, e... il 25 basta Vecna. Il 18 basta. Che cazzo si gioca? Aspetta. Niente, che non ci sono in vacanza io. Ah, non c'è lui al mare. No. Ah, ma visto che ha ragione che è sempre Loop, guarda, lo sto qua. Vediamo il 18, ragazzi. Sto giro veramente famolo, magari un talk la cosa. Vediamo che cosa possiamo organizzarci. Poi 21, 25 e il 28 vi invitiamo a non mancare, perché c'è una giornata particolare che vi terremo aggiornati ovviamente sui nostri social, quindi vi raccomandiamo di non mancare il 28. Poi ci sarà il mese di agosto, che sarà un po' più easy, e quindi niente. Ci vediamo allora a questo punto, il 18 dovremmo vederci con qualcosa. Oh, e poi vi ricordo, faccio pubblicità ai progetti esterni, vi ricordo che il 23 sono sul canale Wikiroll, masterato dal carissimo Gab, per continuare la campagna del ring. Nel del ring. Che sta molto bella, molto piacevole, ci siamo divertiti e quindi vogliamo continuarla. Insomma. Ragazzi, il 23 io continuerò il DLC di Elden Ring, quindi in quella sera sarò io là a giocare su questo canale. Dai. Va bene, bellacci. Felice, grazie mille per aver ostato questa... Grazie, Feli. Questa sessione. E vedi che alla fine è andata bene. Quindi, due live che meno crash. Male. Questa qua è andata bene, meno male. Niente, uno è al contrario. Ma io quando streami tu non va. Quando ragazzi, devi streamare agli altri va benissimo. Ragazzi, io vi giuro, ho fatto di tutto oggi pomeriggio. Ho uppato file, ho fatto tutto ho fatto. Diceva Idona. Niente. Ah, ringrazi, cazzo, subito, hai ragione. Mai. Grande Idona. Non li abbiamo fatti perché non vediamo dal feed. No, io ce l'ho io. Ce l'hai tu? Ce l'ho io davanti. Sì, abbiamo, ragazzi, dunque, Pillone, che per 27 mesi insieme a noi, ragazzi, andrò veloce. Rainer96, che per 8 mesi insieme a noi, insieme a Lobaz, Emizzazza, Mizar95, che passa per rinnovare l'abbonamento, 123 Staru, che regala un abbonamento, poi Ora ti mangio, che è possibile fare una live di soli felici momenti? No. Mollix92, che per 19 mesi insieme a noi, scappo, chi non sto seguendo non voglio spoiler. Bravo. Bionic29, che insieme a 123, a 123 Staru, regala due abbonamenti, Bionic e Staru. Una volta ho sbronfato,
ha detto per 7 mesi insieme a noi. Mistico 06 ci dice tagli tutta. Terry 89 SSR che ci augura buonasera, buonasera anche a te, buonanotte a questo punto. Fabione TS, Fabione STC, è un piacere potervi seguire. Me la testa buco, cirripe di... Che a proposito, raga, sono andato al mare, c'erano i cirripe di... Li ho visti sugli scogli, vi giuro. Queste le patelle, un'altra cosa. C'era Priscilla Lag con me, ho detto quelli, ho fatto quelli sono cirripe. Ho fatto tipo Leonardo DiCaprio. Le patelle sono quelle. Ho detto quelli sono cirripe, quelli sono cirripe. Manco avessi visto una superstar. Mister Slime 89, ragazzi, vi prometto di recuperarmi sul canale rosso il prima possibile. Intanto vi abbraccio e vi auguro una buona sessione. Grazie, caro. Caro, cara. Jimmy Polpetta, per 5 mesi insieme a noi. Mi seguo dalla luminescenza del cristallo. Bellissimo. Ragazzi, anzi, io qualcosa devo fare con questa cosa. Garantir, facciamo un reprise. E piano piano lo faremo. Garantir per 7 mesi insieme a noi. Splinterfly per 51 mesi insieme a noi. Oh. Bradi Pazzo per 16 mesi. Fossi ricco vi donerei 1000 euro. Beh, si vuole bene, grazie. Vabbè, cara, dai, se comunque non lo sei, dico, vanno bene anche 10, comunque. No, grazie. Scherzo, grazie. Forse da Sentinel con 7 spettatori ci attacca un raid, scusatemi. C'è un raid e Chaos 39 che ci scrive: bella sessione, ragazzi. Domani recupero la prima parte. GG per le mappe e le musiche spettacolari. Scemo chi legge. Grazie, grazie, vaffanculo. Quindi, ragazzi, niente, vi ringraziamo di cuore. Ci vediamo, ci sentiamo sui social. Quindi, non mancate. Un abbraccio dalla coda del Catoplepas. Dal topo. Dalla mappa al contrario. E dal bulo che farà Duma la prossima sessione. Duma! No, quella lì c'è il dottor Cox. No! I pensieri intrusivi di Loop. Sì, sì, la devo descrivere sta cosa. Dai. Sta blur, va bene. Buonanotte, ragazzi. Buonanotte, ragazzi. Ci stanno i credits. Ciao. Sentiamo su Telegram, mi raccomando. Ciao. Saluto. Shadows where darkness breeds.